Eccoci, allora ben ritornati a tutti quanti, mi scuso con chi è in streaming per le comunicazioni un po' contraddittorie. Che cosa faremo adesso nella prossima ora? Faremo un'esercitazione a cui potranno partecipare, assistere, forse un po' più passivamente, ma spero con qualche utilità, anche i colleghi collegati in streaming, e allestiremo insieme un quadro logico su uno dei progetti dei quattro gruppi di lavoro. La mia proposta sarebbe di lavorare su, diciamo, il progetto che dei quattro mi sembrava un po' più profilato, cioè quello sulla dispersione scolastica, che potrebbe avere anche un'utilità perché mi sembra di capire che è su un'opportunità corrente. È stato appena fatto, una partecipazione alla... Sì. E lavoriamo con la lavagna a fogli mobili, che ci aiuta un po' a focalizzare le idee, ma utilizziamo anche quel format che vedete proiettato. Quel format è preso da un bando Europaid. Europaid è il programma europeo di cooperazione allo sviluppo, direttamente gestito dalla Commissione europea. Sostanzialmente è lo strumento che viene chiesto di compilare per qualunque tipo di progetto di cooperazione sotto l'egida Europaid, che si tratti di interventi in ambito sanitario, o sui diritti dei minori, o sul genere femminile, e via discorrendo. Come notate, il quadro logico è esattamente quello che vi ho presentato, semplicemente in inglese, ma questo non ci dovrebbe spaventare troppo. Abbiamo gli ambiti di intervento, logica di intervento, intervention logic, indicatori oggettivamente verificabili, fonti di verifica e assumptions, cioè condizioni esterne. Invece abbiamo tra le dimensioni overall objectives, cioè finalità, o se volete obiettivo generale, in questo caso è perfettamente sinonimo, obiettivo specifico. Ecco, vi faccio notare una sfumatura. Vedete, questo è, come dire, proprio giustamente, viene adottato dalla Commissione europea, che è il soggetto che ha generalizzato la metodologia che vi ho presentato in questi due giorni. Fate caso che overall objectives è al plurale, le finalità, mentre obiettivo specifico è al singolare. Risultati attesi, questo è ovviamente al plurale, attività, e in questo caso non abbiamo le preassunzioni che viceversa io vi ho proposto. Noi siamo molto bravi, quindi lavoriamo anche sulle preassunzioni. Sì, è vero, what preconditions, ok, sì, è vero, in effetti è nel blocco lineare. Ok, Aldo? Ti va di prestarti? Di lavorare un po' insieme? Chi era portavoce? Aldo e Anna Maria? E Maria Grazia? Bene. Faremo un lavoro abbastanza collettivo, cioè di brainstorming collettivo. Allora, intanto... Siamo qua. Intanto, punto di partenza numero uno. Posizioniamo e definiamo in termini molto precisi e analitici il problema di partenza. Mi sembra che in realtà ci eravamo. Il problema di partenza è la dispersione scolastica in una scuola X, ok, senza dargli il nome magari. E avete anche un'idea di qual è il tasso di dispersione scolastica? Sapete soltanto che c'è la dispersione scolastica. Non vivo nel quartiere Tamburi, dovremmo fare... A me sono stati detti 20 casi gravi su una popolazione scolastica di quell'istituto di... la dirigente scolastica nella realtà circa 600 persone del mondo. Quindi spannometricamente, se sono 20 su 600, calcolatrice. Numero 4. 15, mm-hmm. 16, 4 poco gravissimi di dispersioni scolastiche. Mm-hmm. Ragazzi di 17 anni che ancora stanno, 16 anni che ancora non riescono a diplomarsi, no, scuole medie. Mm-hmm. E dopo 3 anni mi sa che poi decade l'obbligo e quindi diventa dispersione effettiva punto e basta. Allora, diciamo che... Diciamo che se la popolazione scolastica è di 600... No, questo è i dati...
in simulazione, se la popolazione scolastica è di 600 individui e il tasso di dispersione, che però in questo caso dovremmo esprimere in modo preciso, è di 600. No, vabbè, ma non vorrei ricordare male. In questo plesso, una ventina di ragazzi in termini di gravità, 4 gravissimi. Cioè, non so cosa dice. Diciamo che c'è un tasso di dispersione del 3,3%, più o meno. Sì, quindi veramente è una simulata, no? È una simulata. Diciamo, poniamo che il nostro tasso di dispersione sia del 4%, che in generale non è un tasso elevatissimo. Ci sono contesti in cui la dispersione è a livelli ben più alti. E, però... Sì, assolutamente. Prendiamo per buono questo dato e cominciamo a scriverlo. Cominciamo a scrivere che il nostro problema di partenza è dispersione scolastica nell'istituto X del quartiere Y. Ok. Il nostro indicatore è 4%, è il tasso. Indicatore di partenza, su cui misureremo il risultato del progetto, indicatore tasso uguale 4%. Ok, abbiamo un problema molto chiaro e specifico. Adesso, velocemente, cerchiamo di individuare le principali cause di questo problema. Sì, le avevamo viste ieri. Recupero un attimo il foglio. Lo ripetiamo anche a beneficio di chi si collega. Abbiamo individuato circa 8 concause, un lavoro sommario fatto di gruppo in 6 persone per una mezz'oretta circa, quindi non era esaustivo. Sì, semmai lo approfondiamo insieme in aula. Okay. Dobbiamo segnarle tutte, dobbiamo scrivere da capo. Diciamole e isoliamo quelle più importanti, quelle su cui vogliamo lavorare noi in realtà. Allora, le rilego a questo punto. Quindi avevamo la discriminazione spaziale. Ok, quindi, qualità, l'avevamo chiamato qualità. Anche urbanistica della scuola o degli spazi intorno alla scuola. Sì, sì, sì. Quindi come si vede anche a vista, se è brutta, se è bella, se è lasciata un qualità po' al degrado. Qualità. Poi, proprio degli spazi scolastici. Sì, io lo così come l'abbiamo segnata, quindi senza una tassonomia, cioè più importante o meno importante, uh-huh. Scritti a casaccio, quindi relazione, collaborazione tra famiglie e docenti, quindi la scuola è ciò che sta nel mondo scolastico come operatori. Sì. L'inadeguatezza della scuola, e questo beh, ora è in estrema sintesi, inadeguatezza intendevamo? Si riferiva alle competenze dei docenti. Dei docenti. Quindi un rafforzamento delle competenze. Mm-hmm. Poi l'inadeguatezza genitoriale, caso mi raccomando educativa. Da un punto di vista di... dei termini. Politically correct, mai andare a una scuola a dire che loro non sono competenti. Perché... No, assolutamente. non fa... Comunicazione assertiva in questo caso. Sì, andrei a dialogare con una scuola parlando dell'esigenza di specializzare, per esempio, delle competenze, perché... E questo però forse non hanno torto i docenti, cioè ti potrebbero sempre dire, ma signori miei, io sono formata per fare l'insegnante, cioè per insegnare italiano... per insegnare matematica, io non sono un assistente sociale, non sono una psicologa, non sono un'operatrice di comunità. A loro modo hanno anche ragione. Allora noi dovremmo andare a dire sì, tutto questo è vero pure che la sorte o la vostra scelta ha voluto che operaste in un territorio particolarmente difficile. Quindi vogliamo aiutarvi, vogliamo accompagnarvi per specializzare delle competenze che vi aiutino a perseguire meglio la vostra mission istituzionale. Antonio, questo è un punto molto importante. Mm-hmm. Qual era il punto di vista che dovevamo assumere ieri in quel piccolo gruppo? Il punto di vista dei ragazzini dispersi, dei genitori, dei docenti, del sindaco, del presidente del comitato di quartiere? Uh-huh. Allora, mentre ragionavamo lì su queste cose ad alta voce in sei, quindi in disparte il nostro piccolo gruppo, questo è stato anche un momento di riflessione tra certo. Di noi. Allora, tu ora giustamente dici, attenzione, che vai a dire che sei ciuccio a un docente, e tutto quello che poi hai detto tu, sono d'accordo, ma io questo progetto in realtà, con chi lo sto facendo? Ancora adesso non ho capito, chiaro, sarà uno stakeholder, un interlocutore, ma probabilmente non sarà il committente. In ogni caso, il punto di vista è quello dei beneficiari finali,
le famiglie, i bimbi? In questo caso lo andiamo a posizionare man mano che lo ideiamo il progetto. Ok, però ecco, questo era, qui, forse esempio, cambia, sposta l'attenzione. Vedi, per esempio, questo è un tipico progetto in cui potresti avere dei beneficiari e dei destinatari. Intendo dire che i tuoi beneficiari finali sono i bambini, gli alunni e le famiglie. I tuoi destinatari, cioè i soggetti a cui è indirizzato l'intervento, sono per esempio i docenti. Allora, è chiaro, allora che tiene punto di quel ragionamento tuo. E allora, se in questo caso, è ovvio che il punto di vista dei docenti va raccolto, ma sì, in realtà anche quello dei, anche quello, sì, dei, sì, beneficiari. Cioè, è chiaro che la domanda, per banale che sia, perché i vostri figli non vanno a scuola, anche articolata in modo un po' più approfondito in un'intervista, probabilmente va fatta. Avrebbe senso, no? Andare a fare un'intervista a un paio di famiglie e incontrarli, capire, ma perché i vostri figli non frequentano, sì, la scuola? Cioè, microfono? Anche nella scuola, secondo me, per un approccio meno diretto da interpellare poi con le famiglie, nella scuola con i docenti chiedere, secondo il loro, diciamo, operato, quali sono le principali cause della dispersione scolastica. Certo. Così inizi a vedere come loro hanno monitorato, se hanno monitorato, e anche fra di loro qual è il soggetto che può essere sensibile a questa tematica, e quindi per dopo vedere dove andare ad operare, segnalando loro stessi le famiglie che potrebbero essere propense a un eventuale dialogo. Assolutamente sì. Scusate un attimo, il tema stesso della dispersione scolastica, mi ricollego un attimo al suo punto di vista, non può essere settoriale come lo intendi tu, cioè non dobbiamo solo porci dal punto di vista dei bambini, perché vai a coinvolgere più aree, solo questo. Certo, è ovviamente multisettoriale, però cioè non dobbiamo pensare che siamo vincolati al questo. Però per beneficio, diciamo, di didattica nostra interna, diamo per assunto che noi questa indagine, questa rilevazione l'abbiamo fatta, adesso si tratta di mettere in ordine le idee, eh? Diamo per buono che abbiamo un po' di esperienza sociale, perché voi l'avete sicuramente un po' di esperienza sociale, immaginiamo che effettivamente sia stata fatta una rilevazione, sia stato incontrato un dirigente scolastico, sia stata incontrata una famiglia. E ragioniamo sulle macro cause, proviamo a scriverle. Allora, ce n'è una, qualità proprio degli spazi didattici, sì, spazi e presidi didattici. Sicurezza. Sicurezza degli spazi, gradevolezza, umani. Come dire, tutto ciò che rende quel contesto un contesto umanizzante, anche per un bambino, se un contesto è disumanizzante e non ci sono dei fattori protettivi familiari che portano il Pierino del dottore di un milaniana memoria a scuola, è facile che... Questi qui. Scolastici, ok. Beh, noi mettiamo quelli che abbiamo, ora li integreremo insieme o mettiamo quelli che abbiamo individuato ieri? Mettiamo noi quelli che abbiamo individuato ieri, questa, allora, è una prima macro causa. Questo, poi macro le relazioni, causa, collaborazioni tra chi sta nella scuola e il mondo esterno, le famiglie. Ok, sinergie educative, scuola, famiglia. Ok. Se c'è strategia. Un... No, va. Sinergie, strategie, no, diciamo... No, sinergie, innanzitutto. Educative, scuola, famiglia. Poi, se c'è un cattivo relazionale tra la scuola e la famiglia, sicuramente c'è un fattore, non c'è un fattore protettivo, c'è viceversa un fattore predittivo di dispersione. Poi la necessità di migliorare le specializzazioni, le competenze del corpo docente, okay, dei maestri, dei professoressi, dei professori. Io qui direi carenza di competenze specialistiche sul trattamento sociale, ecco, questo magari non offende nessuno. Carenza, perché qui è la carenza, diciamo, quindi carenza di competenze specialistiche di intervento su target sociali critici. CSIS. Un po' lunga come. Ma per fare acronimo. Carenza competenze specialistiche. CSIS. Poi avevamo scritto... Magari la scuola, possiamo immaginare che, come tutte le scuole italiane, non ha uno psicologo, non c'è un assistente sociale, non ha una serie di figure specializzate, e quindi i poveri insegnanti devono fare un po' da soli. In realtà ci sono, ma non entrano in sinergia, perché l'assistente sociale, nel momento in cui, ecco, io faccio riferimento a Fragagnano, che è un comune piccolo, sì, la lettura del territorio è uno strumento importante che l'assistente sociale deve saper utilizzare, e nella lettura del territorio deve entrare in contatto anche con le scuole.
Okay. Il terzo, che è giuro che c'è scritto così, carenze, competenze specialistiche sociali dei docenti però, abbiamo segnato questo. Tradotto, sono ciucci, insomma, dai, diciamolo, tra di noi, tanto, ma... abbiamo un mille contatti, no, scherziamo. Banalizziamo, l'inadeguatezza genitoriale educativa, dal punto di vista educativo, quindi anche qui migliorare le performance, le competenze genitoriali, non dal punto di vista affettivo l'abbiamo spacchettato, da una parte c'era l'instabilità familiare anche dal punto di vista affettivo, come concausa, l'altra concausa sempre rispetto proviamo a questo nucleo. Proviamo a dirlo in modo non giudicante. Instabilità familiare, per esempio, dal punto di vista affettivo, fotografa magari la promiscuità familiare o altro, ci può stare scritto così, instabilità familiare, cioè, è offensivo. Cioè disgregazione familiare? Come? Disgregazione familiare? Disgregazione familiare, okay. Ci piace. Quello è un tasso, tra l'altro si misura, se andate su dati Istat troverete il tasso di disgregazione familiare dei vostri comuni. Poi, la capacità educativa, educante di quel contesto familiare, di quei genitori, o in senso allargato di quel nucleo familiare, in maniera non giudicante, giusto porcelo, come possiamo dirlo. Scusate, sapete perché insisto su questi aspetti semantici che potremmo anche trascurare in una simulata? Perché è uno dei metodi dell'intervento sociale. Siccome noi ci crediamo sul serio al fatto che il progetto nasce in un rapporto con la comunità e col beneficiario, utilizziamo anche dei metodi di intervento sociale e dei linguaggi. Poi tra colleghi, voglio dire, per carità, non dobbiamo anche diventare bacchettoni e schiavi del politicamente corretto. Però visto che stiamo facendo una simulata, cerchiamo anche di stare attenti a questi aspetti proprio di natura. Capacità educative familiari e giudicante, detto così? Molto schematico, però. Sì, diciamo che non sono... né pro né contro. Beh, forse la disgregazione familiare già integra questo, che comunque c'è una mancanza di... Il punto è, Antonio, scusami, che se stiamo parlando delle concause, e poi questa roba finisce... come dire, durante una riunione con i genitori, con i docenti e altro, e stiamo parlando di concause, la posso buttare giù come mi pare, però se tiro in ballo il fatto, detta nella migliore delle maniere, chiamo in causa i genitori dal punto di vista educativo, comunque loro si sentiranno ugualmente chiamati in causa, o sbaglio? La posso dire nella maniera più edulcorata di questo mondo, certo. Però sto dicendo che una concausa sei tu. Cioè, quindi i genitori, certo, sì, no, vero, nome, non è con nome, Tizio Caio. E non ci si può fare molta filosofia, insomma. Ok, voglio dire, poi chiaro, anziché dire siete incompetenti, bisognerebbe strappare i bambini, sì, non dico questo, però come sì, dire... Diciamo che tra noi possiamo anche dire che c'è un tema di competenze genitoriali, si tratterà di competenze educative e genitoriali, competenze ma comunque educative. Sto mettendo qua, cioè qua siamo dalla parte dei cattivi, tutto sommato. Va bene, dai, competenze educative, va bene, competenze genitoriali. Genitoriali. Poi c'era il problema della povertà, abbiamo segnato, e poi quello del villaggio educante, che diceva Adamele, che faceva parte di questo gruppo, quindi Arci Ragazzi Taranto, quindi il problema della comunità educante, diciamo il quartiere, tutto ciò che c'è oltre alla scuola, al nucleo familiare, nel contesto di vita, nell'ambiente, come dire, allargato di del rione, del quartiere di quel ragazzino o di quella ragazzina. Va bene. Problema culturale, questo avevamo sollevato, villaggio educante, lo possiamo sintetizzare? Io sono abbastanza contrario a categorizzazione. Prego. Un attimo. Cioè, la mancanza di un villaggio educante, di una comunità. È un problema culturale. L'assenza. No? Noi abbiamo fotografato come una concausa, come uno dei problemi. E quindi l'assenza di una comunità educante. Ci sono qualcosa non funzioni, non sto dicendo che manca, attenzione, non ho detto questo, che c'è un problema culturale del villaggio educante. Ora, per me è zero, per te è uno, due, tre, noi però lo mettiamo qua, senza di loro. Allora, ripeto, noi comunque l'abbiamo problematizzato, sì, su questo scontriamoci, cioè parliamone, per noi è un problema, cioè quello dell'ambiente culturale. Quindi la mia famiglia può essere ottima, la scuola può anche essere ottima, però nel tragitto casa-scuola, quello che faccio il pomeriggio, la domenica e tutto il vario contesto, se la parrocchia funziona o no, ci sono associazioni, bravo, associazioni sportive questo e altro. È il punto, questo è il punto. È un problema culturale, tutto ciò che c'è intorno lì nel quartiere dove vive il ragazzino. Aldo, le opportunità. Il punto è esattamente questo, cioè dire
Carenza culturale significa appellarsi a un'entità molto astratta. Dire il mio territorio è privo di reticolato sociale, è privo di associazionismo, allora, cioè della microcriminalità, significa individuare delle cause specifiche. Scarso capitale sociale di quartiere. Ok, scarso capitale sociale, ma sarei ancora più concreto. Mancanza di opportunità. Carenza, per esempio, di reticolato. Aspetta. Rete sociale proprio, mancanza di rete sociale all'interno del tuo territorio. Sì, e non si è, sei sentito? Non si è. Sì, questa cosa ha un nome preciso, cioè ci sono corpi intermedi nel mio territorio o no? Se non ci sono corpi intermedi io c'ho un problema, cioè associazionismo, reti di protezione, parrocchie che operano, carenza di reti sociali protettive, non so come chiamarlo, forse questo è il nome più specifico. Quello delle povertà l'avevamo comunque detto, non lo vedo segnato mi pare qui, delle povertà. Anche qua già il termine è abbastanza largo. Anche la povertà, non, secondo me non va bene, è troppo non vago. Non parla di povertà in senso economico. Tassi di disoccupazione. Come va la disoccupazione sul territorio? Bassi redditi nel quartiere. Voglio dire, è chiaro che rispetto ai Parioli, Torbella Monaca, probabilmente nella media è un quartiere strutturalmente più povero come redditi, introiti delle singole famiglie rispetto a chi sta da un'altra parte, in una zona in della città, per restare al caso tuo di Roma, è così. Quindi questo è comunque un problema da mettere, da allora, centrare. Allora, scomporrei il tema della povertà in... C'è un tema di disoccupazione? Disoccupazione. Quindi alti tassi di disoccupazione, bassi redditi medi, è un territorio a basso reddito medio pro capite. Queste sono tutte cose che potete misurare, cioè che trovate sui dati Lavorhouse statistici. Se dobbiamo sintetizzare, un attimo che arrivo. Alto tasso di inoccupabilità delle donne, soprattutto. Inoccupazione di genere. Di genere. E vabbè, e ci possiamo fermare qui sul sono circa sulla povertà. Ma non hai scritto? No, manca la scritta. Qualità degli spazi scolastici. No, un attimo, quindi rileggio. Ripeto, qualità degli spazi scolastici, sinergia educativa, scuola-famiglia, carenze, competenze specialistiche, sociali dei docenti, disgregazione familiare, competenze genitoriali, sì, alto tasso di disoccupazione, carenze di reti sociali protettive e per finire... No, questo discorso delle povertà, tradotto così come abbiamo adesso esplicitato, ok. C'era un'altra cosa, quella no future, cioè diciamo ieri, la mancanza di prospettive. Su questo io non lo ponevo come causa. C'è chi sì, c'è chi no. Io prendevo come effetto. Ok. La rassegnazione, dice Angela dal posto, è o no una concausa? A questo punto, Antonio, aiutaci, vediamo se... Sì, io ieri ne abbiamo parlato un pochettino. Sono due cose diverse, nel senso che a origine, cioè in termini di causa, c'è una crisi di accountability della scuola. La scuola non è percepita come driver, diciamo, di sviluppo personale. Ok? Ah, è vero, sì. Sì. C'è scritto. Okay. Cioè io non ho la sensazione che la formazione sia una leva di riscatto sociale, non ce l'ho più in Italia purtroppo. Okay. Il discorso delle povertà che era disoccupazione, inoccupazione. Ah ok, inoccupazione anche, diceva Angela. Lo inserisco qui. Sì, diciamo tasso di disoccupazione, inoccupazione e genere. Anche se su questo mi permetto di sollevare un proprio. Vorrei spaccare il capello. Sì, questo del scritamento delle istituzioni in generale. Quindi, però noi avevamo spacchettato questo rispetto alla mancanza di prospettive, lo stiamo collegando in un unico punto, o sono due punti a sé stanti. Mancanza di prospettive a prescindere e poi lo scritamento delle istituzioni, altro filone. Sulla disoccupazione e inoccupazione, chiedo questo, pongo diciamo, all'Assemblea questo, ormai il fenomeno dei poor worker non è tanto sto a casa, non lavoro, punto, è che magari assommo anche due o tre lavoretti, vivo di espedienti, dato molto concreto in certi quartieri un po' borderline, ma nonostante la sommatoria di tante piccole lavoretti, faccio il cameriere a nero, vado a lavare le scale a nero, comunque non ci tiro su non ci tiro soldi su per... Quindi non è proprio non cerco, sto a casa, non faccio nulla dalla mattina alla sera, e quindi questo, chiaro che rientra nello stesso alveo, però mi pare... che mi rischi, cioè forse mi porta fuori, mi allontana
scritto soltanto così, a voler spaccare il capello, dovrei aggiungere anche questo, è uno dei poor worker, insomma. Allora, sono d'accordo, possiamo anche chiamarlo... Il Cristianuccio che fa il pescatore a Taranto, che però lavora in maniera intermittente, bel tempo vado, non è bel tempo non vado, e quindi tiro su 300 euro al mese, non vai avanti. Possiamo, sono d'accordo, cioè possiamo ma è sempre qui comunque. Sì, sì, vabbè, a voler... poor worker. Viceversa mi sembra troppo generale il schedimento delle istituzioni, in cui sarei molto più netto, cioè c'è una crisi di credibilità della scuola in quanto tale. Non delle, certo che c'è una crisi delle istituzioni, però qui stiamo parlando nello specifico di come è percepita la scuola, se la scuola è percepita o meno come leva di riscatto, come è stata, cioè, per lunghissime fasi della storia italiana, cioè il figlio dell'operaio va a scuola, il padre si toglie il pane di bocca per far studiare il figlio perché questo sarà una scala mobile, no? E purtroppo non è più così, non è più percepito così. È cambiata questa percezione ed è un problema. Quello del non futuro, della mancanza di prospettive, allora, stiamo decidendo che sta qui dentro o un ulteriore punto? Personalmente io lo declinerei in termini molto specifici, cioè lo declinerei così, perché non futuro è un immaginario simbolico molto vasto. Mancanza di prospettive, dicevamo. Abbiamo anche detto così, quindi rientra, ci siamo? Soddisfa sì. Tutti? Correggo? No, no, va bene. Scrivimento da scuola, va bene. Mancanza di, sì, più che schedamento, ah, sì, mancanza di credibilità della scuola, crisi di credibilità. Questa in inglese accountability, dicevi. Accountability, cioè, significa che semplicemente che nella mia capoccia, mia famiglia, capisco che inciderà sul destino di mio figlio il fatto di formarsi o meno. Io invece traducevo male, rendicontazione per me quella parola significava. Sto proprio fuori, vabbè. Accountability, sì. Ho un altro significato, no? Possibile, lo stesso lemma, non lo so. Ok, quindi sono 9 di fatto, accorpati così diventano 9. Perfetto, questo diciamo che è un reticolato che possiamo trovare abbastanza soddisfacente. A 8, scusate, ovviamente. 8. Diciamo che è un reticolato abbastanza soddisfacente. Adesso cominciamo a fare le nostre scelte e le facciamo proprio con la croce. Cioè cominciamo a sbarrare le cause su cui sentiamo di non poter investire, cioè su cui non abbiamo competenza di intervento. Allora, infatti, ieri, se dobbiamo fare riferimento a ciò che abbiamo fatto come lavoretto di gruppo, diciamo chiaramente rispetto agli spazi scolastici, sì, posso intervenire sull'aiuola, ma se c'è da rifare la facciata, mettere a norma di sicurezza, rifare l'impianto luce o... Vabbè, sbarriamo, andiamo veloci. Diciamo, probabilmente... Non è che spetta a un'associazione di terzo settore. Scusate, questo è un lavoro che facciamo in plenaria, no? Tutti. Sì. Quindi tutti siete chiamati a... C'è la valletta, c'è... Di là? Proposte. Democraticamente decidiamo, per cui... Scegliamo, cosa... intanto cominciamo a togliere... Sì, ma la qualità giustamente la qualità degli spazi, sono d'accordo anch'io. Non è un nostro livello di competenza. No. Prego. Io penso una cosa, che al di là di quello che si decide, dove devono intervenire le nostre competenze, dobbiamo decidere su quale di questi 8 problemi vogliamo intervenire. Se noi vogliamo fare un progetto sulla qualità dei servizi, il primo, io credo che si possa fare un progetto su quello. Sì, però Anna, adesso procediamo per esclusione. Per esclusione, ok. Cioè, intanto escludiamo le cause su cui sicuramente non siamo in grado di intervenire. Allora, certo che perfetto, no. Perfetto, vai, sbarriamo ragazzi, andiamo veloci, se no non ci arriveremo mai al quadro logico. Qualità degli spazi scolastici, sbarrare. Ok, poi... Competenze educative genitoriali neanche, non credo che lì possiamo... Non lo so. Quello forse, dipende da chi siamo, da che organizzazione siamo. Crisi della credibilità. Scusa, perché abbiamo le volte? Sulla disgregazione familiare ci possiamo fare qualcosa? No. Io credo che sulla carenza di rete sociale bisogna fare qualcosa. Ok, adesso ci arriviamo. No, questo, che dite? Credibilità della scuola. Io lo toglierei. No, no. Beh, togliamo. Beh, sì, incidentalmente. Dove possiamo andare? No, penso che su questo
penso che su questo però un minimo di intervento sociale, chiaramente in maniera congiunta con la stessa scuola, non so se, chiaro, non cambi totalmente l'esito. Sulle carenze, competenze specialistiche sociali dei docenti. Certo. Su questo possiamo fare informazione, formazione, incontri, eccetera, eccetera. Quindi questo lo lascerei. Questo è successivo, mi sembra... Beh, diciamo che Aldo non ha torto, nel senso che in astratto qualcosa si può fare. Il problema è che, facciamo una rapida ricognizione, che cosa si può fare per migliorare l'accountability di una scuola? Si può fare una campagna informativa? Si può fare un evento? Si può fare una peer educa... Cioè, mi sembra che sono leve un po' deboli. Siamo nell'ambito della comunicazione, della sensibilizzazione, cose così, insomma, non troppo oltre. Prego, microfono. Secondo... Allora, secondo me è un aspetto che può migliorare di riflesso. È un po' indiretta come è campo, indiretta, sì. Perché se migliora il rapporto, le sinergie educative scuola-famiglia, migliora anche il credito della scuola. Certo, sì, è vero. Cioè noi potremmo avere un impatto sull'accountability secondario, intervenendo su altre cause. Questo è il classico caso in cui prendi di mira un problema, una causa più specifica e quindi ottieni un impatto anche su altre dimensioni. Sono d'accordo. E... C'è anche un'altra questione, volendo, che su un tema come la crisi di credibilità della scuola, noi qualcosa potremmo fare, però il nostro margine di intervento è comunque abbastanza scarso. E quindi tocca? Noi non ci dimentichiamo mai questa cosa, che noi stiamo puntando un obiettivo estremamente concreto, cioè noi vogliamo abbattere i tassi di dispersione. Probabilmente con una campagna, essendo noi un soggetto debole rispetto al mainstream culturale, una campagna su questo non mi porta immediatamente nell'anno a ottenere una riduzione dei tassi di dispersione. Solamente sul lungo periodo mi fa ottenere un risultato di questo genere. Scusate, ho fatto una fuga in avanti perché ho già detto qual è l'obiettivo, ma insomma in questo caso... Ok, a questo punto cosa resta? Restano competenze generali, sinergie, competenze dei docenti e reti sociali protettive. Cioè ce ne abbiamo quattro di cause su cui possiamo avere un margine di successo. Competenze genitoriali, possiamo fare qualcosa noi? Beh, forse sì, cioè un lavoro con le famiglie si può fare. Credo, immagina che siamo tutti quanti operatori di comunità, assistenti sociali, è il nostro lavoro fare queste cose, diciamo che dovremmo essere in grado di farlo. Cioè, poi c'è tutto un tema, come le ingaggio le famiglie, ma questo è quello che cioè, dobbiamo saper fare, il nostro lavoro. Ci sono delle tecniche di ingaggio. Anche perché se vogliamo lavorare sulle sinergie scuola-famiglia, per forza di cose dobbiamo lavorare sulle competenze, credo. Il problema è che a questo punto abbiamo scartato le cause su cui abbiamo scarsi o nulli margini di intervento. Ne restano quattro, ma comunque è verosimile che noi non possiamo lavorare su quattro cause. Troppa roba, si direbbe a Roma. Troppa. Dobbiamo concentrarci un pochino, scegliendo la causa su cui, contrastando la quale, riusciamo ad avere un minimo di impatto anche sulle altre. Per assurdo, siccome per esempio io faccio un discorso, mettiamo su Taranto, su quartiere Tamburi, su dei quartieri abbastanza degradati, dove le scuole proprio hanno i buchi sotto, cioè passa il gasdotto, stanno venendo fuori delle cose allucinanti, no? Quindi per un genitore è difficile veramente mandarlo a scuola. Si potrebbe sopperire, cioè si potrebbe creare tutta questa serie di sinergie dando gli spazi delle associazioni per un nuovo metodo scolastico in cui tutte le per assurdo sono partite, no? Tutte le competenze vanno a intersecarsi, no? Ognuna in un luogo che già è stabilito, che la mattina le associazioni sfruttano ben poco se non in rari eventi, e si creerebbe una vera situazione di sinergia. Perché se io mamma devo mandare il mio bambino alla scuola dei Tamburi, non lo mando. Se un'associazione l'ACI mi dice guarda che ho la sala per la classe prima o per la classe seconda,
dove c'è sia l'insegnante che poi l'educatrice o l'assistente, la cosa, e io unisco l'utile al dilettevole e integro tutto. Sì, queste sono le reti sociali. Però, Rita, per il momento vi chiederei di essere molto scolastici. Che vuol dire scolastici? Non ci scaraventiamo a pensare cosa facciamo. Io so che questo è pensare lentamente. Cioè, adesso stiamo indagando le cause su cui vogliamo intervenire. Poi ci verranno le belle pensate su cosa fare. Cioè, Antonio, una cosa per stare al pensiero lento, no? Sì. Quindi ancora soffermarci sulle cause, quello che è. Una cosa che mi viene da pensare, non so, ecco, se riesco ad esprimermela bene, se nel mio contesto delle palazzine dove abito, di quel micro rione, 10 palazzine, la piazzola e altro, vedono che io non mando mio figlio a scuola, o sta sempre a casa, dice no, non si è ritirato, però sta, ogni giorno sta lì comunque. Sì. Ecco, non c'è una sorta, no, di gogna di piazza rispetto a, scusa, ma mamma, che stai facendo? No? Perché non lo mandi? Cosa magari un tempo avveniva, cioè una sorta di controllo sociale in positivo. Cioè, se ho capito. Questa cosa, ecco, rientra sempre qui o è un altro punto a sé stante? Noi quando diciamo reti sociali non stiamo mica parlando solo di buoni samaritani, anche. Parliamo anche del livello di censura sociale. Cioè, per dire, su, ma certi, scusami, comportamenti, ma tu, certo. Che fai? Che vai combinando? Non lo chiedo di certo a ragazzini di 10 anni. Certo, certo, assolutamente. Okay, sono reti siamo sociali. Dentro lì, sì. Siamo dentro lì. Allora, io prova a credo che sia questa, competenze genitoriali, che quelle dei docenti, possano essere incluse nel discorso di sinergia. Mm-hmm. Per cui io chiaramente lavorerei su questo. Questo era il punto. Sinergia educativa e scuola-famiglia. Sinergia educativa e scuola-famiglia ti fa avere un impatto perché ti fa mettere i piedi nelle reti familiari. E nello stesso ti fa tempo. Un piede. Sì, questo è vero. E anche nelle reti sociali. Mm-hmm. E poi ha un impatto sul sociale. Mm-hmm. Allora diciamo una cosa, che noi potremmo permetterci con i 4 spicci che abbiamo... immaginiamo che questo è un bando da 40.000 euro, cioè 2 spicci, forse possiamo prendere di mira un paio di cause. Quindi stare per esempio qui, sapendo che con questa io riesco ad avere impatto su altri 2 livelli causativi, e lavorare anche qui. Sì, lasciare queste 2. Quindi queste sono le nostre 2 cause, e ci andremo a cercare i risultati qui e qui. Ok? Allora abbiamo... assestato un po' il nostro albero dei problemi, abbiamo preso le prime scelte d'ingresso fondamentali e mo veniamo al concreto, cioè veniamo a popolare il nostro quadro logico. Bene. quadro logico ce lo facciamo al computer? No, secondo me non serve, lo facciamo con la lavagna a fogli mobili. Sinergia e carenza. Allora, questo magari ce lo teniamo di fronte da qualche... Gli effetti dovevamo vederli, che avevamo comunque indicato, o non serviva? Gli effetti rispetto alle concause, avevamo il problema, uno degli schemi visti insieme ieri era problema centrale, concause in basso, effetti di queste concause le mettevamo sopra, ragionevolmente. Quindi occorre in questo momento o andiamo spicci? Andiamo veloci, okay. Vorrei chiudere in un'ora l'esercitazione, scusate se corro un po', ma vorrei chiudere in un'ora. Perché in realtà siamo ancora ai preamboli, dobbiamo adesso lavorare sul quadro logico. Diciamo che in generale è più facile capire gli effetti che non capire le cause spesso. No, serve tenerlo. Scusa. Brava Maria, grazie. Ok, perfetto. Ce lo teniamo qua, di scorta. Bene. Allora, vi disegno rapidamente gli aspetti essenziali del quadro logico. Cioè, partiamo dalla logica di intervento. Ok? Quindi, finalità. Obiettivo generale. Obiettivo specifico. Ho sbagliato. Finalità e obiettivo generale sono la stessa cosa. Specifico. Risultati e attività. E attività.
Allora, domanda a questa vivace assemblea. Da dove si comincia a scrivere un quadro logico? Da dove si comincia? Da sotto. No. Dalla no. Finalità. Risultato. Da quello che c'è noto. È vero. Sì. No, io ieri ho detto che un quadro logico si legge dal basso, non si scrive dal basso. Da quello che c'è noto. Le risorse? Cioè, chi no, siamo da quello che c'è noto. In questo caso, per esempio, a me sembra che c'è una cosa che c'è molto nota. Abbiamo ben chiara una cosa. Abbattimento tasso di dispersione. Esatto. L'obiettivo. Abbiamo molto chiaro l'obiettivo specifico. No? Sì. In questo caso. Abbiamo una certa nitidezza, diciamo, di vedute sull'obiettivo specifico e mi sembra anche sulle cause. Adesso dobbiamo, come dire, andare un pochettino a ritroso, andando a fare vera ideazione progettuale, cioè vabbè, ok, so qual è il mio obiettivo specifico. Dell'obiettivo specifico so già pure qual è l'indicatore, so pure già qual è la fonte di verifica, perché in questo caso è semplicissimo. Indicatore numerico è il tasso e la fonte di verifica sono i registri scolastici, eccetera, eccetera. Le cause e i risultati. E adesso torniamo a strizzarci un po' il cervello. Allora, vi ricordate che che i risultati contrastano le cause, cioè sono i conseguimenti concreti che mi consentono di mitigare, attenuare o addirittura eliminare alcune delle cause. Abbiamo capito che noi abbiamo due diciamo, matrici causative, che sono la carenza di sinergie educative scuola-famiglia e la carenza di reti sociali protettive. Dobbiamo cominciare a declinare queste due cause in risultati concreti, cioè in cambiamenti operativi, in cambiamenti di paradigma. No, risultati in questo caso. Partiamo dai risultati. Ok. Prova, prova. Mettere in rete le organizzazioni che esistono sul territorio, se ci sono, quindi costituire una rete. Costruire una rete di protezione attivare, più giusto, sociale. Attivare la rete. Sì, ok. Poi quando andremo a scrivere l'attività noi avremo dei contraccolpi, probabilmente modificheremo i nostri risultati perché ci accorgeremo che dei risultati... Il processo di ideazione è circolare, non è lineare, cioè è un andirivieni. Si parte, perciò vi ho detto, si parte da ciò che ci è noto, poi si approfondisce l'analisi, poi l'analisi magari ha un contraccolpo sulle cose che inizialmente c'erano note e chiare. Però va bene, possiamo cominciare a dire che il primo risultato è consolidamento di una rete di protezione sociale attiva, una specie di osservatorio, quello che diceva un po' Aldo, cioè hai bisogno di molte sentinelle sul territorio. Mettiamolo semplice, consolidamento di una rete sociale di protezione. Ecco, sui risultati ad esempio, per fare un po', come dire, didascalia su questa cosa, quanti risultati, ad esempio, sarebbe opportuno mettere? C'è un numero magico? No, non c'è un numero. C'è un numero adeguato al raggiungimento del tuo obiettivo specifico, congruente con le tue cause, pertinente con le tue cause. Cioè, se metto solo un risultato, ne metto 25, evidentemente siamo sugli estremi opposti. I risultati sono, tra virgolette, sordi. Cioè, raggiungere un risultato significa impegnare un effort organizzativo. Se tu metti 25 risultati, avrai un piano d'attività estremamente complesso, perché ogni risultato si porta dietro una routine di attività. Quindi il numero è in realtà funzione delle risorse che hai a disposizione, del tempo che hai a disposizione, è proprio un razionale di efficienza ed efficacia del progetto. Il progetto deve essere efficace ma anche efficiente. Quindi se tu disperdi in moltissimi risultati il tuo intervento, in verità poi non riuscirai a allestire un piano d'attività adeguato, congruente, gestibile. Troppo silenzio. Se ricordo bene, ieri si diceva trasformare i problemi in obiettivi. Ok, e l'abbiamo Quindi, fatto. Se è questo anche, per esempio, anche se li abbiamo cancellati, però migliorare le competenze dei docenti, per esempio, in ogni caso è comunque finalizzato all'obiettivo generale che ci stiamo dando, che è di intervenire qua, perché se alla fine non sono adeguatamente motivati i docenti, cioè, noi già facciamo il nostro, sì. Posso impattare su una cosa del genere, noi già facciamo il nostro, e quindi scaricare altrove tutte le responsabilità
sul contesto, sul sindaco, sul quartiere, sulle famiglie squasciate, su chiunque, tranne che dice no, noi già qui facciamo il nostro. E quindi è evidente che su quello rischio che diventi una condizione, una precondizione che, chiaro, ho verificato con il dirigente scolastico, ma il dirigente scolastico, ok, detta la linea, ma poi deve avere a che fare con i singoli docenti di un gruppo classe, di quel consiglio di classe, insomma diventa una difficoltà probabilmente. Quindi forse un risultato può essere anche questo, o mi allontana, vado a finire altrove che abbiamo scartato? Ti allontana un po', secondo me devi stare molto sul pezzo. Cioè, cioè tu c'hai un macro risultato, tu vuoi aumentare le sinergie educative scuola-famiglia, d'accordo? Quali sono i risultati necessari da conseguire per aumentare le sinergie educative scuola-famiglia? Cioè che ti devi inventare sostanzialmente perché migliori il razionale tra le scuole? Corsi di formazione in modo tale che possano aumentare le proprie competenze, credo. È un'attività. Quindi aumento delle competenze, diciamo, di intervento sociale degli insegnanti? Vorresti, sì, come sì, dire, trascinare gli insegnanti a essere un pochettino anche assistenti sociali, tra virgolette? No, aumento delle competenze magari nel poter comunicare meglio con i ragazzi. Ok, vuoi aumentare quindi questo set, sì, di competenze? La comunicazione con i ragazzi, anche con la famiglia, perché poi facciano anche da tramite, no? Allora vedi che questo ti porta ad approfondire la causa, no? Perché questa causa, adesso tu dicendo questa cosa ti rendi conto che forse è un po' troppo generica. Sì. È come se tu stessi dicendo dentro la carenza, scusa, dentro qui questa macro causa c'è una sottocausa più specifica che è carenza di capacità comunicative. Sì. Che è più specifico che dire carenza di sinergie, che è ancora generale. E può essere, cioè hai un contraccolpo, diciamo, sull'albero dei problemi, lo vai un po' ad approfondire. È una scelta, nel senso che è figlio di una lettura delle cose. Dici, ma il problema vero è che gli insegnanti però alla fine non sanno comunicare con le famiglie. Magari sono molto giudicanti nella comunicazione. No, ritengo che l'intervento vada fatto su una persona che è già qualitativamente più acculturata rispetto ad un genitore. Che potrebbe... Aspetta, che noi stiamo parlando di un complesso dove si tiene già per certezza... che ci siano delle carenze anche culturali. Quindi presumo che lavorare su qualcuno che già culturalmente è già più predisposto a fare il passo avanti, cioè è proprio più facile farlo, diciamo, secondo me, cioè lavorare su un genitore che è pieno di pregiudizi, è pieno di certe situazioni, risulterebbe molto più difficile dire impara a comunicare tu con gli insegnanti anche con tuo figlio, no? Quindi sarebbe anche un modo per poter andare verso il genitore e magari abbattere alcune cose che esistono. Penso, non so. Sì, va bene. Allora diciamo che un nostro risultato potrebbe essere, se siete d'accordo, sviluppo di una famiglia, una sottofamiglia molto specifica di competenze, che sono le competenze di comunicazione. Possiamo metterlo? Siete d'accordo? Nel corpo docente. Sviluppo di competenze di comunicazione nel corpo docente. Una cosa che ieri provavamo a dire nel nostro piccolo gruppo di lavoro, proprio così di corsa negli ultimissimi minuti, è come animatore sociale, una cosa che anche stiamo imparando da un'altra parte, un altro corso, è creare le situazioni. Quindi noi possiamo incidere, chiaro, siamo piccoli così, come privato sociale, con un progetto e altro, creare la situazione che diventi una situazione esca, bravo, che attiri da una, certo, parte le famiglie che vogliamo tirar dentro, chiaramente non solamente le famiglie ghetto, le famiglie borderline, ma, bravo, più in generale, la comunità educante, il quartiere e così via, e chiaramente dall'altra parte chi sta nelle mura scolastiche, gli operatori, il dirigente, gli amministrativi, tutti quanti loro. Parlate di scuola in piazza.
Abbiamo parlato. E ci sta tutto, perché io posso sviluppare tutte le competenze di comunicazione che voglio nel docente. Se poi le famiglie non le incontra mai, sarà un abile comunicatore, ma diciamo che, che parla col muro, con grande soddisfazione professionale, ma scarso risultato sociale. Avevamo proposto ieri in quell'esercitazione del pomeriggio di realizzare proprio una scuola in piazza, in un punto nevralgico del quartiere, di modo che si abbattano le barriere che i genitori costruiscono nei confronti della scuola. Cioè io mi sento meno forse giudicato se sono in un posto dove mi sento più familiare, cioè dove lo sento più familiare. E la scuola in questo caso esce dalla rigidità, no? Delle barriere architettoniche e va... era questo l'esempio a cui faceva riferimento. D'accordo. Quindi dialogo... Una delle iniziative che pensavamo di fare è moltiplicare occasioni in cui si fanno delle iniziative di piazza a chilometro zero, quindi la scuola sotto le palazzine, sotto i colonnati, in maniera tale che sono a muoversi, non, io sto qua, venga la famiglia non viene, niente, non succede niente, ma al contrario, se c'è un cuore che batte, al contrario, siamo vivi, aspettiamo. Che bello, è bellissimo, ho detto questo segno, tappo. Ha smesso? È il suo. L'appassionato cuore dell'operatore sociale che batte. Ma no, io Aldo parla molto. Va bene. Allora, l'idea è chiara. Non è tutto lì ovviamente, però si pensava di creare qualche occasione di questo tipo. Questo però, che è chiaramente un'azione, trasformarla in risultato, non ricordo se poi non presi appunti io su questa cosa. Invece è molto facile secondo me, nel senso che in effetti io lo direi più in termini di risultato che in termini di azione. Cioè il risultato è creare luoghi di incontro. Punto. È proprio semplice. Cioè moltiplicare i luoghi di incontro fuori i scuola, luoghi di incontro... cioè extramenia, è questo? Ma guarda, secondo me potremmo essere in questo caso anche molto, cioè, molto concreti, cioè dobbiamo creare luoghi di incontro, poi ci capiremo come, dove, ma questo diventa un aspetto metodologico, cioè di come oriento l'azione, di che cosa faccio, diventerà un tema di milestone per esempio, allora realizzare un evento, realizzare... però il mio risultato è creare stabili luoghi di incontro tra... cioè, ecco, io vorrei trasmettervi anche questo metamessaggio. Io ho cercato, stiamo lavorando insieme su costruire la logica formale, che è facile. Il problema non è tanto la logica formale, è che noi ci confrontiamo con questioni difficili e lì ci vuole la fantasia, la creatività, perché poi possiamo far stare le idee, se le idee non sono buone, possono essere formalmente perfette, ma non sono buone idee, non sono idee efficaci. Noi sappiamo che la cosa più complicata nel lavoro che ci stiamo mettendo in mente di fare è ingaggiare le famiglie. Perché una famiglia che non cura l'assiduità scolastica del proprio figlio è una famiglia che non si farà facilmente ingaggiare dalla scuola. Quindi dovremmo andarla a stanare, ci dovremmo inventare cose veramente fantasiose. In questo sì, un po' l'idea wow ci vuole. No, perché non è frutto di un algoritmo. Noi sappiamo, fin qui stiamo sul facile, sappiamo che dobbiamo fare creazione di luogo di incontri, dobbiamo creare relazioni, dobbiamo farci unire la pensata particolarmente vivace quando cominciamo a strutturare le attività. Un'altra cosa che a questo punto vado oltre quello che si è detto ieri nel nostro spazio, no, di gruppo, piccolo gruppo, in realtà se un ragazzino non riesca a tenerlo attaccato a un banco, su una sedia, è ovvio che questa persona magari... potremmo scoprire che ha una buona creatività, magari è bravo a disegnare sul tavolo, no? Piuttosto che studiarsi un libro, oppure ha una buona manualità che riesce a far bene il meccanico anziché studiarsi i tomi. Quindi sul discorso anche dell'alternanza scuola-lavoro, questo è chiaro che è tutta un'altra cosa che qui non è comparsa per niente, ma gli antichi mestieri o altro, i bottegai, quindi nella rete anche le aziende, per dire... il pasticcere del quartiere, il barbiere del quartiere o altro, rientra nel coinvolgimento della rete sociale,
Ma quindi una delle azioni possibili, quindi i risultati sperabili, i risultati attesi e che devo cercare di raggiungere, non lo vedo molto coerente con questo profilo che stiamo costruendo, o sbaglio? Vuol parlare, si vede. No, l'idea di laboratori è interessante, laboratori insomma, però dispersione scolare, no, non so il rischio qual è. Rischio un pochino di andare fuori tema. Il rischio. Rischio un po' di andare fuori tema. Certo, l'abbiamo impostata adesso noi. Certo, per il percorso logico che abbiamo deciso di affrontare. Non ci dimentichiamo mai che il quadro logico è essenzialmente uno strumento per rendere consistente e coerente la nostra proposta. Specifico. Sì, sì. Prego. Se venissi tu con noi. Però in realtà c'è del buono in questa idea. Ma io un risultato giusto vedrei anche, per esempio, un ottimo legame tra sport, insegnante, famiglia e quant'altro possa comunque esserci nella società, no? E quindi oltre a tutto questo, proprio una comunicazione tra tutte queste reti, e non so come... volevo rendervi l'idea per cercare di sistemare questa cosa, cioè io come risultato di questo abbattimento del tasso della risposta scolastica, ecco, vedrei tantissimo un legame tra scuola, sport, genitori e tutto ciò che riguarda la società, cioè proprio avere un incastro perfetto tale da dire, ecco, c'è quel paese che è riuscito ad avere questa rete. Sì, che è come dire, il ragazzino dobbiamo metterlo in mezzo. Bene. Cioè deve stare in mezzo, sì, tra più linee, sì, educative. Esatto. Sì, è che è molto oneroso fare un lavoro del genere, perché non... Cioè in realtà tu così dovresti rendere sinergica, ovvero quasi totalizzante, un'intera struttura sociale. Esatto. E non è semplice, oltre ad essere politicamente rischioso, perché poi... Forse utopico, no? Sì, anche un po' totalizzante se ci pensi, no? Il totalitarismo funzionava così. Però sai cosa è successo, Antonio? A questo punto parliamo, diciamo, a carte scoperte, che nella realtà noi stiamo proprio facendo, mi viene veramente capita a fagiolo e spero che prendano appunti a raffica su questo, che la dirigente scolastica di questo quartiere X, dove veramente, quindi... andiamo molto sul concreto e poco sull'astratto, ci ha già proposto, ho preso contatti con quello, con il cugino che fa parte del CNA, quindi degli artigiani, no? Della provincia di X e così via. Lo starebbero già orientando alcune persone in un senso proprio del metodo tedesco, il modello tedesco, il modello svizzero, quindi che è un po' studi, ma un po' anche tu di macchiare le mani di grasso, di farina, di non so cosa, dei capelli, qualcuno vai a tagliare, insomma cose così. Sì. Lo vedo appunto, ecco, qui non emerge per niente, non è emerso, diciamo, colpa nostra nel gruppo, però eravamo in sei, e non sta emergendo per nulla. Adesso sembra un po' appiccicarlo così col bostic, mi rendo conto. No, ma sai perché non è emerso, Aldo? Perché sarebbe emerso una cosa del genere se noi avessimo deciso di lavorare sull'accountability della scuola. Allora, se tu lavori sull'accountability della scuola, lavori sulla riqualificazione del profilo, della PIL della scuola. Allora, esatto, del metodo, soprattutto tu cominci a portare testimoni, l'artigiano che viene a scuola a fare la lezione ai ragazzi, e quindi quello dice, ah vedi, però magari io stando qui un mestiere lo imparo e la mia situazione la posso migliorare. Io sinceramente ti dico che sulla efficacia di un metodo del genere qualche dubbio ce l'ho, ma è un aspetto molto di merito, molto discrezionale. Ma perché secondo me non è riqualificando, non è dall'interno che sblocchi il sistema, non è dal dentro la scuola che lo risolvi il problema, purtroppo. Lo risolvi molto da fuori. E qui però andiamo sulla filosofia. Questa è l'offerta non più formativa, che è una formazione sui generi, si diventa una formazione professionalizzante. Dice, vabbè, hai 15 anni, 2 anni già bocciato, è inutile, qui resti quindi inchiodato a questo, tra un anno comunque vai fuori perché viene meno l'obbligo, no? Perché dopo 3 anni vai fuori dalla scuola media, la scuola secondaria di prima fascia, e quindi la scuola sta pensando a questo punto di riciclarsi in questa maniera, cioè allora squaderniamo così, inventiamoci un'altra roba, un altro plesso messo a disposizione, dice guarda, vi diamo un plesso, tutto ciò che occorre, che ci facciamo, come lo riempite? Aldo, stiamo facendo teatro o facendo... Questa idea andrebbe studiata nel dettaglio. Io volevo invece dire un'altra cosa, per riprendere il discorso suo dei laboratori, insomma questa cosa qui degli incontri con artigiani, eccetera, eccetera. La memoria storica è quello che
a mio avviso è importante, per cui anche costruire momenti di dialogo tra chi la scuola non l'ha proprio vista perché non aveva le, ahimè, le possibilità, quindi i nonni, e quindi un dialogo tra le generazioni. Cioè, per rientrare nel tema che è la dispersione scolastica, dovremmo lavorare anche su questo. Lancio un'idea. Sì. Perplesso. No, ti dico perché sono perplesso. Ma sono perplesso. Qui stiamo andando abbastanza fuori esercizio, stiamo entrando nel merito. Qui ci confrontiamo da operatore sociale a operatore sociale. Ti dico che cosa mi perplime. Secondo me noi abbiamo delle aspettative eccessive nei confronti della scuola, perché probabilmente è l'unica rete sociale presente sul territorio. Quindi dalla scuola facciamo dipendere tutto. Secondo me dinamiche come queste non le sblocchi riqualificando l'offerta scolastica. Per carità, l'offerta scolastica può anche essere riqualificata. Il problema è che tu migliori l'offerta, ma non tocchi la domanda. Mentre invece il problema della dispersione scolastica è un problema di struttura della domanda. Cioè le famiglie. Della famiglia. È come se andassi alla famiglia e dire: guarda, io a tuo figlio gli do di tutto, gli faccio dei progetti bellissimi, ma lì devi ristrutturare la domanda formativa. Mi spiego? Questo è il motivo, però siamo andati molto nel merito. Poi si può fare tutto, per carità. È una consulenza gratuita, quando qua non ci capita più, quindi ne abbiamo approfittato. Vabbè. Se è così qua, quali altri risultati dobbiamo aggiungere? Un altro risultato che io vedo in quello che voi avete detto è... in ciò che dicevi... Sport, si è parlato di altre sport, cose. Sport, industrie, aziende, io direi anche altre famiglie. La scuola in piazza, fatto quartiere per quartiere, potrebbe essere una cosa sinergizzante nella... Sì, però Rita, tu sei proprio orientata alle attività. Ah, scusami, Rita, Loredana. Se si sbaglia, sono andata oltre di nuovo. È l'attività, tu c'hai un'intelligenza concreta, si vede, cioè, vai su, poche chiacchiere, che dovremmo fare? Va bene, cioè, poi adesso ci ragioniamo, appena cominciamo a parlare di attività. Ultima cosa, e cominciamo a parlare di attività, quindi ci rigiochiamo questa tua intuizione, mi sembra di cogliere in quello che voi avete detto, cioè l'esigenza di tirare dentro le aziende, tirare dentro gli artigiani, tirare dentro le società, le associazioni sportive, io direi tirare dentro anche le altre famiglie, sarà che è un tema che personalmente in questo momento mi tocca, c'è un risultato che è non lavorare solo sulla rete già esistente, già costituita, ma aumentare il numero degli ingaggiati, degli engagé, di quelli che tecnicamente si chiamerebbero impegnati, gli engagé. Le famiglie che si impegnano. Esatto, perché per esempio un grande risultato, secondo me, lo possono produrre le famiglie con le altre famiglie. Cioè io operatore sociale non avrò lo stesso impatto che avrà l'altra famiglia che magari, che poi che, se capisco bene, il vostro progetto di cooperativa. Cioè quanto può un'altra famiglia accompagnare un'altra famiglia e sostenerla? E da un punto di vista, se volete, di controllo sociale. Quindi un auto mutuo aiuto, tutto sommato. Mi giocherei l'aumento degli ingaggiati e il coinvolgimento quindi delle famiglie tra virgolette sane. Risultato atteso è maggior coinvolgimento delle famiglie del quartiere. Sì, delle famiglie sane, cioè delle famiglie pro sociali, chiamiamole così. Okay. È una cosa molto che stiamo facendo nel mio paese. Okay, noi abbiamo sempre la Cassazione. Sì. Va bene Antonio, però. Scusate, Maria Grazia, se dice sì è fatto. Bambù, io direi che ci possiamo accontentare, insomma, se abbiamo raggiunto 3 di questi 4 risultati siamo stati bravissimi. Famiglie prosociali mi piace proprio tanto. Che ci sono e che non sono normalmente ingaggiate nelle nostre reti, molto professionali. No? Ce ne sono tante di famiglie di soggetti poi, insomma, che magari non hanno colore politico, non hanno appartenenze, non hanno la tesserina e la tessera della mia associazione, e che però sono un serbatoio enorme di capacità proattiva, di inclusione. I mondi parrocchiali, per esempio, sono spesso capaci di lavorare con queste reti sotto traccia, no? Forse fuori tema. Promozione cittadinanza attiva? Promozione cittadinanza attiva, sì, questa è cittadinanza attiva, credo, insomma. Forse è una cittadinanza attiva meno, che c'ha meno la bandiera della cittadinanza attiva, non c'ha lo stemmino, i gradi sulle spalle.
Va bene, passiamo all'aspetto veramente creativo, cioè che se inventiamo? Che ci inventiamo? Ho detto in romano, che attività, ci inventiamo attività. Per... Qua dobbiamo necessariamente andare in maniera schematica. Prima... Io farei così, molto schematicamente, perché poi lavoreremo sulla pianificazione. Adesso facciamo questa cosa qui. Noi abbiamo questi quattro risultati, li schematizziamo così. Questo lo chiamiamo risultato 1, questo lo chiamiamo risultato 2, questo lo chiamiamo risultato 3 e questo lo chiamiamo risultato 4. Dobbiamo sostanzialmente buttare giù quattro piani. Allora abbiamo risultato 1, abbiamo risultato 2, abbiamo risultato 3. Non funziona più il microfono? Mi si sente? E abbiamo risultato 4. Cerchiamo sinteticamente, con la sintesi che un quadro logico richiede, non è un testo, di identificare un piano d'attività, un gruppo d'attività, cioè facciamo quello che prima Loredana proponeva sostanzialmente. Dove sta Loredana? Nel momento più bello se ne va. Nel momento in cui è richiesta... Per ciascuno di questi quattro risultati. Allora, consolidamento, da dove vogliamo partire? Scegliete voi. Vogliamo andare in ordine? Ok. Consolidamento di una rete sociale. Cominciamo da questo. Abbiamo detto che consolidamento di una rete sociale significa essenzialmente tirare dentro una strategia gli altri attori attivi sul territorio, l'associazionismo presente, la cittadinanza attiva presente... Che ci inventiamo per? Gara di torta al cioccolato a Fregagnano, 10 novembre, ore 15. Alcune decine di pallosissime riunioni. Vabbè, non hai detto Fregagnano. Dei giochi di quartiere. Potrebbe essere una cosa. Bello. Potrebbe essere una cosa che coinvolge. Tutti, perché magari dei giochi tradizionali che si sono persi e quindi coinvolgo il nonno, coinvolgo il nipote, gli trasmetto una certa cultura antropologica e la ripropongo e si crea per forza di cose un antagonismo però buono e quindi con le varie associazioni dei quartieri e la parrocchia del quartiere va a intersecare tutto. Ok. Che cosa facciamo perché tutto non si risolve in un divertente pomeriggio passato insieme, ma sia un'occasione per strutturare delle relazioni cooperative? Cioè noi lo iniziamo nel discorso scolastico, come attività extrascolastiche, invece di fare solo il dopo scuola o l'attività di piscina e di calcio che rimane fine a se stessa, proponiamo di fare questa riscoperta dei giochi tradizionali nelle scuole, con le scuole, con i genitori e con il nonno che può trasmettere questa. Ma non mi viene la parola. Sì, però io ho invece il dubbio che questa cosa rischia di essere fine a se stessa, cioè non ti aiuta a raggiungere questo risultato. Tu qui che cosa devi ottenere? Scusa, non leggo bene. Consolidamento di rete sociale, diciamocelo in parole più terrestri. Connetto tutti. Consolidamento di rete sociale significa che si inizia contemporaneamente a monitorare, a capire laddove c'è la dispersione, perché, per come, per quando e come ci si può andare ad operare e vedere chi è predisposto già a. Il problema è che tu qui però hai bisogno di ingaggiare delle associazioni attive, Ci sono già le associazioni, dovrebbero fare questo. Sì, però tu devi elaborare con loro una strategia. Mi spiego, cioè non è tanto fare aggregazione sociale pure e semplice. Tu hai bisogno in questo caso di condividere una strategia mettendoci in mezzo è la parrocchia, il centro d'ascolto parrocchiale, ci devi mettere in mezzo l'associazionismo laico, portarci dentro l'ARCI, portarci dentro le associazioni sportive. Riuscire a coinvolgere per esempio i responsabili di queste organizzazioni dicendo signori abbiamo sto problema, che cosa possiamo fare per ciascuno di noi, che cosa può fare, questo intendo, penso, che cosa possiamo fare, c'è un metodo che è fare alcune pallose riunioni che magari incontri. Serve a poco. Quello inizialmente cioè? Fa parte.
cioè che si può all'interno della scuola, per esempio, utilizzare un metodo che possa servire ai ragazzi, tale da rendersi conto che non è finita a scuola quell'attività, ma che deve continuare anche nel pomeriggio a casa. È un'attività che in questo momento non mi viene in mente, ma che potrebbe essere, che ne so, ma dopo casa, che ne so, potrebbe continuare ancora il giorno dopo andando in parrocchia. Cioè bisogna inventarsi un'attività che possa comunque essere motivo di congiunzione per tutti. Mm-hmm. Quindi scegliere di fare una cosa insieme. Sì. Mettere un proprio finale. No, no, io non parlo proprio di gioco, io parlo proprio di un'attività consapevole, di sapere che quell'attività educativa fatta a scuola può servirmi a casa e successivamente dopo casa mi potrebbe servire in parrocchia e mi potrebbe servire lì dove le aziende vado a fare il mio, che ne so, orario di lavoretto. Mm-hmm. Quindi, se capisco bene, tu per esempio potresti fare una formazione per gli operatori di tutti questi corpi sociali. Sì. Gratuita. Sì. Si portano a casa delle competenze che magari gli fanno comodo anche in altri certo. contesti. E con l'occasione della formazione tu condividi una strategia. Sì. Potrebbe essere un'idea. Per gli operatori di tutte queste organizzazioni, di tutti questi corpi intermedi. Antonio, per restare fedeli, se posso adesso, per restare fedeli a questo discorso delle attività pratiche, quello che diciamo poc'anzi, quello di creare il contesto, la situazione, pensavamo ieri di innescare una cosa di questo tipo, sempre sotto le palazzine, quindi in questo posto che non è dentro la scuola, ma poi ci arriva magari piano piano. Una delle attività che nel pomeriggio si proponeva nel gruppuscolo cui si lavorava insieme era quello di dire, ok, si fa per esempio, dobbiamo organizzare una festa, serve fare delle torte, quindi là è chiaro, in certi quartieri c'è la mamma che ha 15 anni, quindi ha proprio delle competenze genitoriali da affinare, che non sa manco cucinare, per dire. Allora una mamma fa la torta e diventa un laboratorio in cui oggi insegno io, cioè diventano loro insegnanti altro, ma Maria Grazia la sa spiegare meglio. No, a me piaceva sviluppare questa corso di formazione per gli operatori sociali, sì, cioè, per penso. Tutti quelli che fanno parte di associazioni di che tipo, di quali corsi stiamo parlando. Ecco, vedi, questo per esempio torna al tema dell'analisi del stakeholder. Fagli fare? Quella la dobbiamo fare noi, una mappa di comunità. La mappa di comunità, realizzare una mappa di comunità. Siccome quello che bisogna sviluppare è la relazione cooperativa, sì, no? tra le organizzazioni, per evitare che i destinatari pensino sempre in maniera pregiudiziale, devo essere formato, invece si utilizza questo strumento nuovo che si chiamano gli attori del territorio per fare insieme una mappa di comunità, cioè ognuno di noi porta un sapere rispetto alla comunità. Mm-hmm. Che ci vede soggetti, insomma, viviamo insieme in quel luogo e in quel modo si riescono anche a stabilire i legami, no? Certo. Fra i diversi attori e ad avere un'idea anche complessiva di rete, di sostegno. Sì, se questa potrebbe, io questo territorio non lo conosco, potrebbe anche essere efficace, nel mio, dove opero io, ti direi. Dobbiamo però inventarci qualcosa dal punto di vista della strategia di intervento, sì, del metodo di intervento, per, come dire, ridurre l'obiettivo scolastico. È un mio obiettivo, di io associazione che sto promuovendo questo progetto. Io devo inventarmi qualcosa per cui l'associazione Y, che magari non ha il mio obiettivo, sia interessata a venire a mandare i suoi volontari o i suoi operatori. Quindi qualcosa a loro devo dare. Che cosa gli do di utile? Cioè, è proprio veramente strategia questa. Microfono. Cioè, invece di utilizzare sempre il paradigma vi insegno, in questo strumento gli si dice, cioè, valorizziamo le competenze delle diverse associazioni, no, facciamo questo lavoro insieme. Può essere, però il tema della formazione potrebbe essere appetibile, perché magari non è il meccanismo top down, cioè io vi insegno.
È un po' quello che stiamo facendo qui, no? Cioè c'è un'associazione che si attiva, invita un formatore particolarmente esperto su certi temi, non è il mio caso, e questo è un beneficio per tutti. La gente magari ti ci viene, perché molte associazioni, cioè anche in parrocchia, devono avere delle competenze educative, anche all'Arci, anche... Allora, io, è il classico, la classica logica del io vinco, tu vinci, no? Cioè, scelgo una cosa che sia di vantaggio comune, che sviluppa delle competenze, e per me è un'occasione per incontro, contatto, poi magari farò, dire, vabbè, facciamo 8 ore di formazione, viene lo psicologo Pinco Panco, veramente molto in gamba, e facciamo un'ora di focus group su questo problema territoriale, devo insieme. Perché fare dei corsi di formazione e invece, come diceva lei, fare una sorta di mappa di comunità? E quindi sicuramente a Crispiano ci saranno 10 figure counselor, 10 psicoterapeuti, 10 educatori professionali, 10 e riunirli in cittadinanza attiva, così ognuno mette già a frutto le proprie competenze in carenza di ognuno delle... Chiaro. Finite la frase, insomma. Perché alla fine comunque sì, ognuno di noi ha una struttura, un percorso, perché noi stiamo già andando dall'insegnante, dal psicoterapeuta, che loro già comunque hanno un percorso che è difficile poi strutturare in un altro, no? Formazione, vediamo già, stanno se risorse, stanno se figure, si vogliono adoperare per, e saltiamo il corso di formazione e iniziamo subito ad operare. Loredana, io penso che si può fare. Tu conosci questo territorio molto, noi non lo conosco affatto. No, questo è un discorso se fatto pensi, generale. Se pensi che ti ci vengono, può essere un metodo. Cioè, ti dico, a Roma è molto complicato far smuovere le persone. È complicatissimo. Anche forse se in un contesto in quartiere. Ma non ti si cagano mai. Cioè. Sì, perché il quartiere vale nel paesino, ma non in un giudizio. Roma ha un problema fortissimo. Ingaggiare anche non soltanto le persone, ma ingaggiare le associazioni è un'operazione... enormemente complessa. Può darsi che Crispiano sia diversa. Sì, vabbè, sì, ovviamente ogni e che sia più semplice fare una cosa del genere. Questo lo sapete voi. Ti diamo conferma di questo, perché nella dimensione chiaramente piccola di un paese come quella fragagnanese, la mappa di comunità risulta essere più... Un metodo che attira. Sì. Allora, va bene, mappa di comunità, punto. No, traduciamo mappa di comunità per chi... per chi magari non l'ha mai frequentata, no? La mappa in comunità, che ci scriviamo? Non lo so, che mi dite? A questo punto chi ha tirato l'esca, ci aspettiamo grandi numeri. Voglio dire, la mappa di comunità serve anche per ricostruire l'identità del territorio a cui apparteniamo, per cui la famiglia di cui... Che cos'è una mappa di comunità? No, la mappa di comunità è tipo... Aspetta. Dico in maniera molto sintetica, è un modo di documentare la memoria di un luogo che tu vuoi anche trasmettere in seguito. Le case bianche, fare un documento dove i bambini delle case bianche ti dicono che cosa sono le case bianche per loro, gli adulti ti dicono che cosa sono le case bianche per loro, le donne ti dicono che cosa sono le case bianche per loro. Tu le metti insieme e poi hai un quadro complessivo di quel luogo, cioè fatto sia dei beni materiali che immateriali. Va bene, diciamo che è una cosa un po' vicina alla ricercazione. Sì. Sostanzialmente. Quindi io farò una piccola ricercazione, mappa di comunità, perché ho bisogno di attivare i già attivati, di reclutare i nuovi, di porre un problema, di dire, signori, qui abbiamo tutti quanti un problema, che cosa possiamo fare? Può darsi che qui funzioni. Cioè lo assumiamo, insomma, voi siete gli esperti, non io. Posso chiedere una cosa che forse verrà più comoda domani, eh? Quindi si parla di soldi, chiaro, dipende dal bando, da chi lo ha emanato, da cosa si aspettano altro. Se ho capito qualcosa negli ultimi tempi, facendo anche un po' progetti e progettini vari, alcuni bandi chiaramente prediligono l'innovazione, quindi andiamo qui, questa è una roba tutta nuova che parte da oggi in poi. Sì. E quindi questa cosa viene premiata perché è così. In molti altri casi invece dice, ok, tutto interessante, ma voi questa cosa non l'avete già iniziata, allora magari se devo decidere a chi dare i soldi, se a lui o a lei, magari prediligo un progetto che non è totalmente a fase zero, quindi T con zero, da partire per 12 mesi, 24 mesi.
Questa cosa proprio per avere una dritta utile da te che stai qui. Allora, qui sappiamo che stiamo partendo da zero. Se mi rendo conto invece che normalmente chi ha emanato quel bando, la regione, la fondazione, la provincia, quello che sia, predilige magari un metodo, dice io premio chi già le cose le fa a prescindere dai soldi che caccio io per migliorare e perfezionare quell'azione. Questa la possiamo girare a festa in questa maniera o comunque non la diamo a bere a nessuno? È chiaro, molto... Allora questa è proprio una cosa che vuoi che ti risponda? Cioè queste sono competenze strategiche. Io come organizzazione ho un progetto che funziona così. Poi ho tre bandi, un pezzo lo metterò su un bando, un altro pezzo lo metterò su un altro bando, un altro pezzo lo metterò su un altro bando ancora. Ma questa è strategia molto di funding. No? Domani prevalentemente. Però la cosa più importante secondo me è che io organizzazione abbia una strategia, perché altrimenti sarò appeso ai bandi. Cioè mi travesterò da bandificio e da progettificio. Non sapendo bene che obiettivo vero sto traguardando, ma se io come organizzazione ho una strategia, cioè io so che nel 2014 voglio lavorare sulla dispersione scolastica e poi con duttilità e plasticità mi adatterò agli strumenti e alle opportunità finanziarie che emergeranno. Voi capite che se io ho un livello un buon livello d'analisi, poi affrontare il bando, cioè vabbè, capirò che la Regione Puglia è più orientata, che c'è quel bando della regione più orientato alle misure comunitarie, quello più orientato allo sviluppo di competenze dentro la scuola. Allora un pezzo lo allocherò su un progetto, un pezzo lo allocherò su un altro e un pezzo ancora. Questo è, come dire, molto dimensione di funding progettuale. Dal punto di vista di ideazione, però secondo me bisogna lavorare prima e a monte in questo modo. E diciamo che da un punto di vista di funding bisogna stare molto attenti a liberarci di un bruttissimo vizio che noi abbiamo, il linguaggio criptico. Cioè dovete pensare che soprattutto se parlate con una fondazione, se voi gli scrivete mappa di comunità, loro non hanno minimamente idea di cosa stai parlando, neppure se gli dici ricercazione, non lo sanno. Allora ci vuole estrema concretezza e estrema pedagogia, bisogna essere molto pedagogici nell'esposizione. Ogni volta che un passaggio, fatevi rileggere i vostri progetti da non esperti. Questa potrebbe per esempio essere un'indicazione. Fate rileggere a non esperti i vostri progetti e vediamo se loro ci capiscono qualcosa. Se non ci capiscono niente, voi dovete riformulare. C'è poco da fare. Quindi riformuliamo questa, perché mi sembra di capire che... No, adesso io credo, cioè per me è abbastanza chiaro cosa c'è, ma grazie. Io proviamo di fronte a un non esperto. Allora, siamo un non esperto, gli diciamo, abbiamo deciso di utilizzare una metodologia specifica facente parte della famiglia della ricercazione, che si chiama mappa di comunità. La mappa di comunità è una metodologia orientata, no, qua un paragrafo, cioè 10 righe in cui gli spieghiamo che cavolo vogliamo fare, perché altrimenti il problema vero è che non percepiscono il valore di quello che gli stiamo proponendo. Gli sembra che stiamo contrabbandando del fumo. Invece noi abbiamo siamo dei professionisti, abbiamo strumenti di valore, dobbiamo saperceli un po' vendere, senza rompergli le balle naturalmente, però con chiarezza, ecco, chiarezza nell'esposizione. Quindi gli spiegheremo cos'è la mappa di comunità, a cosa ci serve, documenti sintetici ma che gli diano sempre, che restituiscano sempre l'impressione che c'è una strategia, ecco, che non è una cozzaglia. Vai tranquilla. Una domanda rispetto ai motori di ricerca che ci proponeva oggi, no? Sì. Dei dati Istat, sì. C'è uno proposito dove io posso andare a rivolgermi, per esempio nel caso in cui faceva lei di Roma, Tor Bella Monaca, io voglio sapere quanti psicologi, quanti counselor, quanti magari. Cose. Sì, magari. Non no. C'è sta cosa? Assolutamente non c'è. Quindi la possiamo fare? mi fa una domanda interessante, nel senso che è molto facile ottenere dati macro. Cioè i dati macro ce li abbiamo un po' tutti, sono accessibili, si tratta di avere un po' di professionalità nel saperli costruire e integrare. I dati micro, che sono i dati più preziosi da un punto di vista di ricerca sociale, sicuramente i grandi enti di ricerca nazionale non ce l'hanno, cioè nessuno sa nulla di Crispiano, gli unici a sapere qualcosa di Crispiano siete voi. Voi siete gli unici che si possono permettere di andare a parlare con un dirigente scolastico e fargli quelle due o tre domande da cui si desume un quadro.
Questo ci deve portare a pensare una cosa, che noi siamo dei attori importantissimi anche da un punto di vista di informazione sociale, perché quello che sappiamo noi come non se fanno il vendolo, esatto, l'acqua calda. Però ci stiamo noi tra i, voi nel vostro caso davvero, c'è Giuseppe Rita che dice sempre che ci sono due livelli di ricerca, cioè la ricerca che sta tra i grattacieli e quella che sta nei trulli. E lui dice: io ho sempre preferito stare tra i trulli. Voi tra i trulli ci state veramente, insomma, a livello di distretto minimo, no? di contesto, così come ciascuno di noi. E, tra l'altro hanno anche un enorme valore i vostri progetti, intesi come documenti, quando cominciate a allestirli con una certa cura, perché sono ricchissimi di informazione. Che non trovi da nessun'altra parte, cioè te puoi veramente passare al setaccio l'intero database archivio del Censis, non troverai mai nulla così rilevante. Sì, è che poi è molto oneroso e costoso realizzarlo. No, quello a cui io penso che bisogna essere molto affezionati è l'informazione depositata dentro le proprie associazioni e avere la disponibilità di mettere a disposizione delle altre associazioni. Però spesso non è che non le mettono a disposizione, è che purtroppo non c'è proprio la cultura che per esempio si è molto sviluppata, come sempre nel profit, perché lì quando devi fare profitto poi aguzzi anche l'intelligenza, del knowledge management. Noi non abbiamo nessun protocollo di gestione della conoscenza, cioè dove le depositiamo le esperienze, come le archiviamo le lezioni apprese, quindi ogni volta... Su 100 associazioni, 100 proponiamo il laboratorio teatrale, è ovvio che andremo a scontrarci. Certo. 10 asili nido, le cooperative sociali, cioè ci deve essere un minimo di statuto vincolante che diversifichi l'offerta e che domani io quando devo fare, per esempio come associazione non ce l'ho, ma ho bisogno di un laboratorio teatrale, per forza di cose devo avere la tua sinergia, la tua competenza, perché domani io poi andrò a darti la mia competenza, la cosa. Quindi è come nelle industrie, nelle cose, non ci possono essere 10 alimentari uno a fianco all'altro o 10 lattifici, uno deve fare il latte, uno deve fare la mozzarella, uno deve fare, cioè, molto... A proposito di questo, con l'Università del Salento stiamo mettendo su un progetto di archiviazione, quindi banca dati, di tutte le associazioni di promozione sociale nel territorio brindisino. Bello. E questo ci serve, ecco perché anche nel caso della mappa di comunità, il passo primo da fare è la lettura del territorio, quel discorso, no? Quali sono i bisogni, qual è, per poi arrivare al consolidare una rete, certo, sociale. E lo stesso dicasi, questa è una cosa interessante che vorrei, che sto facendo insieme alla mia insegnante, un progetto di ricerca è questo, però informale, senza no money, però interessante, perché poi questo lo si può applicare anche nella provincia di Taranto. E poi il vantaggio è questo, mette in relazione tutte le associazioni di promozione sociale, e il discorso di rete. E noi... Abbiamo messo su proprio un questionario che somministreremo a tutte le associazioni registrate, quelle che risultano e quelle che non, vabbè, insomma, faremo... Straordinario. E poi li rendete disponibili questi dati? Dopodiché, sì, il secondo passaggio, questo è quantitativo, certo, com'è. Poi quello qualitativo è realizzare proprio incontri di focus group e analizzare aspetti del volontariato, soprattutto. Che poi, vabbè, straordinario. Era un'idea. Va bene, ragazzi, andiamo avanti, perché in realtà abbiamo ancora da immaginare almeno 3 piani di attività. Sul 2, sviluppo di competenze di comunicazione del corpo docente, che ci inventiamo? Qui forse è un po' più semplice. Sviluppo di competenze di comunicazione del corpo docente, che se inventiamo? Un corso, un piano formativo. Qui è abbastanza facile. Anche se sembra facile, ma poi quando andrete a strutturarlo in termini di flusso attività, poi vai a rendere appealing per i professori perché te ci vengano. Cioè dovrei fare marketing della tua formazione. Comunque, per ora diciamo che va bene. Ma anche incontri con mediatori scolastici, visto che no?
La mediazione scolastica, qualcuno che faciliti la comunicazione scuola-famiglia, o no? Sì. Sì, però qui stiamo proprio sullo sviluppo delle loro competenze di comunicazione, quindi ci chiamerai un docente che è mediatore, gli farai un po' di training vero e proprio sul campo, cioè ti inventerai delle cose. Potrebbe essere interessante anche, c'è l'esperienza che sono Marco Rossi Doria a Napoli, altro, un po' i maestri di strada, cioè chiamare anche dei casi esemplari, delle testimonianze anche, quindi un corso sui generis. Assolutamente sì. Cioè certo. Che lì dia delle competenze. Bravo. Anche di questo tipo, molto proprio da, ok, tu sei andato fuori le mura della tua scuola. Donatella. No, a proposito di questo, visto che stiamo parlando di dispersione scolastica, il bando che è uscito, penso che non è un caso, sì. Vabbè, lo richiedeva proprio, cioè era richiesto proprio nel bando, era un'informazione che io volevo dare anche a loro. Ah. Cioè, prevedere nella formazione, sì, di testimonianze, quindi di persone competenti nel campo che possano portare la loro esperienza a beneficio di tutti. Allora, ti vai a prendere. Ecco, questo per esempio potrebbe essere metodologicamente molto adeguato. Attenzione, perché la comunità professionale degli insegnanti è una comunità non chiusa, ma insomma protetta. E non sono molto contenti che il professionista esterno vada a insegnare come loro devono fare loro, come a ciascuno di noi, non vogliono che qualcuno vada a insegnare il loro lavoro. Allora una dritta potrebbe essere far venire come docente un insegnante, effettivamente, perché fa venire un docente di Scampia, per esempio. Esattamente. Lì, cioè l'esperienza dei maestri di Napoli, lì potrebbe Napoli innescare, città, per esempio, non soltanto. Lì inneschi una cosa che li acchiappa, li attira. Serena. No, dicevo, rispetto alle esperienze di vita che si fanno, noi l'anno scorso, come noi siamo educatrici, abbiamo fatto il sostegno in una scuola d'estate dopo c'è stato il nubifragio, insomma, hanno vissuto una situazione forte. Noi abbiamo fatto l'accoglienza delle classi dopo questo evento e sinceramente non abbiamo visto, cioè gli insegnanti non hanno vissuto il nostro intervento come un'intrusione, anzi ci hanno accolto e hanno apprezzato, anche perché per loro poi si sono effettuati anche degli incontri con la psicoterapeuta, quindi comunque l'attenzione ai ragazzi, ma anche a loro, perché anche loro hanno vissuto comunque il disagio. Dipende molto dai contesti, ci sono contesti scolastici più ricchi di competenze, altri meno. Alcuni più aperti, altri più chiusi. Antonio, a me è sembrato che nei quartieri un po' proprio a rischio, dove poi normalmente queste cose vanno a farsi, sono molto motivati, sono già scappati via i docenti. Sì, è vero, è assolutamente, cioè, vero. Sono andati via, o hanno la pelle come il cuoio, quindi ormai ci stanno, sono diciamo dei missionari. Sì, è assolutamente vero. Però quindi questo... Sono più aperti e soprattutto sono più affamati di competenze. Quindi, nel senso che chi c'è rimasto è perché lo vuole fare quel lavoro e vuole farlo bene, e quindi se tu gli porti competenze sono anche contenti, insomma. Però ecco, le piccole strategie sono queste, cioè andare verso una comunità professionale cercando di portargli un atteggiamento che è di formazione tra pari. Allora ti porto un altro insegnante, testimoni autorevoli, va bene, testimonianze basato sulle testimonianze e sulle, di fatto, peer to peer, insomma. Dov'è che andiamo nel nostro documento di progetto a parlare non soltanto di cosa facciamo, ma di come lo facciamo? Nei paragrafi sulla metodologia di progetto. Perché la VBS normalmente non dice poi la metodologia di progetto. Noi invece dovremmo dire, cioè noi abbiamo una metodologia qui, che è la metodologia di, diciamo, famiglia degli interventi di ricercazione, che si chiama piano di comunità. Qui scegliamo uno stile formativo, un approccio formativo che è il peer-to-peer, basato sulle testimonianze, eccetera. Ok. 3. Creazione di luoghi di incontro e relazione. Qui ci vuole la pensata. Magari ce l'avete già. Quello dei luoghi di incontro si diceva di portare sotto le case, sotto le palazzine, sotto i colonnati, qualcosa. Sì, prego. Nelle piazze. Okay. Nelle piazze. Però è chiaro che questo non è che non venga fatto, sinceramente. Cioè, non stiamo scoprendo l'acqua calda, inventando l'acqua calda, c'è già, e questo è il campanello d'allarme che mi squilla in testa, e che in realtà è evidente che non è bastato. No.
Se fosse direttamente la scuola, cioè il luogo dove vengono svolte le attività formative normalmente, aperto però a cose diverse. Quindi vivere la scuola in un modo diverso da quello che... No, io non so, sono arrivata dopo, può essere che non c'entri granché, però leggendo Creazioni di luogo di incontro e relazioni. Sì, il problema è che qui ci vuole un surplus di immaginazione, perché secondo me di tutti i risultati che abbiamo individuato questo è quello più sfidante, quello più complicato da raggiungere, oltre che purtroppo anche forse il più essenziale. Cioè secondo me qui poi alla fine ci giochiamo il progetto, ci giochiamo l'efficacia del progetto, perché che noi abbiamo fatto una bella rete solidale, che abbiamo sviluppato competenze e che abbiamo ingaggiato famiglie prosociali, ma non entriamo in contatto con le famiglie a rischio, qui insomma, ci giochiamo molto del valore. Allora, ci dobbiamo inventare, qui ci vuole il guizzo, l'idea che ci consente in qualche modo di ingaggiare anche la famiglia a rischio, anche la famiglia... Progetto fatto alla fine, no? Tipo la scuola in piazza e poi la stavamo declinando, sempre scomponendo di più. Avevamo pensato anche di riuscire a individuare fra le famiglie delle competenze nei genitori, nelle figure genitoriali. Mm. E poi queste figure genitoriali, o il padre o la madre, perché insomma c'è pure la disgregazione, invitarle a scuola, dove ad esempio se il papà fa il pescatore avrebbe fatto una lezione con gli altri bambini della classe, uh-huh, per spiegare come si arma una canna la pesca. Certo. Ah sì, mi ricordo che ne parlavate. Che parlavamo, in modo che sia il padre capisce che in fondo la scuola è un luogo dove si trasmettono saperi, ma anche il figlio in qualche modo vede il papà che insegna a tutti gli altri. Potrebbe essere carino, essere... maestro per un giorno. Sì, maestro per un giorno, potrebbe essere carino, oggi insegno io. Potrebbe essere una... Magari e magari lo fai fuori dalla scuola. Sì, nei progetti pomeridiani. Potrebbe fuori. Essere carino, sì. Pensavo a questo. Potrebbe funzionare. Io invece in riferimento a quello che hai detto prima volevo chiedere, no? Il discorso magari di portare la scuola in piazza, cioè un bel discorso che però... credo che sia più facile farlo in un paese, in un contesto più piccolino, no? Mm-hmm. Ma ritorniamo, visto che abbiamo lei, quindi in un quartiere di Roma o di Varese, dove sono stata io, dove la gente non si guarda in faccia da porta a porta, c'è bisogno di un altro intervento. Cioè questo è un intervento che si può fare in un paese piccolo, però in una città grande, ripeto, dove non c'è nemmeno correlazione, dove i legami molecolari sono molto più rarefatti, quindi è il problema di portare la scuola in piazza non avrebbe senso, perché ripeto, le famiglie fra fianco non si conoscono nemmeno, non sanno, allora, nemmeno se io dovessi dirti come farei a Roma, io farei, in realtà per me questo risultato è strategico per questo, cioè intendo dire, io prima lavoro sulle relazioni uno a uno. Perché quello che nelle città funziona, in una situazione di estrema carenza di relazioni, non sono gli aggregatori comunitari, che restano contenitori vuoti, dove ci vanno quelli già ingaggiati. Sono gli accompagnamenti personali, sono le relazioni proprio veramente personali, interpersonali. Allora io prima costruisco un gruppo militante, di famiglie militanti, e poi saranno le famiglie militanti a mettersi sulle tracce, sì, a mettersi proprio in affiancamento sulle tracce della famiglia, fino a portarmi anche nel luogo di incontro e di contatto. Io a Roma farei così. Qui può darsi che le cose vadano diversamente, capisco che insomma è proprio, devo dire che è diverso anche tra Roma dove lavoro e Formello dove abito, per dire. A Formello certe cose possono funzionare, a Roma siamo a 10 km di distanza, e a Roma no. Che quindi quelle stesse famiglie che creano il comitato di quartiere possono già sapere quali sono le famiglie disagiate e come... Cioè noi ci sono contesti, a Roma diciamo così, lo dico in termini calcistici, ci sono contesti in cui bisogna lavorare a uomo e altri dove si può marcare a zona. Noi dobbiamo marcare, nelle città come nostra dobbiamo marcare a uomo. E dove si può fare tutto buono. Va bene, e quindi creazione di luoghi di incontro e relazione, quest'idea del diciamo dell'oggi insegno io potrebbe essere efficace, cioè degli eventi, una serie di eventi. Tanto tu li sai perché stiamo parlando... Sì, anche perché capisco che qui stiamo parlando di un numero di famiglie... Oddio. Di un numero di famiglie limitate, stiamo parlando di una ventina di famiglie e tu di queste 20 famiglie sai costruire un profilo, sostanzialmente. E quindi farai 5 iniziative, in cui ogni iniziativa cerchi di ingaggiarne, che ne so, 4, molto, molto specifiche, quindi sai che c'è il pescatore, che c'è questo, c'è quello...
e potrebbe funzionare. Io però ho stuccato il pennarello. Quindi come lo chiamiamo? Oggi insegno io, giusto per ricordarcelo. Eventi, oggi insegno io. Genitori in cattedra. O anche genitori in cattedra, vabbè, scegliete poi il nome. Sostanzialmente sono creazioni di luoghi di incontro. Bisognerà cercare, come vedete, a proposito di progetto e servizio, bisognerà in questo caso cercare di creare qualche contesto che possa essere mantenuto nel tempo, perché se voi fate l'evento secco, l'hai fatto, finisce il progetto, dovresti inventarti qualcosa che abbia un follow up, cioè che abbia finito il progetto una sua continuità nel tempo, il contenitore in cui anche le famiglie più disagiate continuano a incontrarsi. Ed è questo, sì, io credo tendenzialmente, cioè le reti personali. Cioè ti darai come obiettivo, tra virgolette, di questa rete di famiglie che almeno una volta l'anno questa esperienza si continua a fare. E quindi si continua. Va bene, maggior coinvolgimento di famiglie prosociali. E qui, non so, voi come fareste? Che attività facciamo per mettere insieme un gruppo? Anzitutto gli diamo una dimensione, cioè secondo voi quante ce ne vorrebbero? Di famiglie così, una ventina, una trentina. Le famiglie target, almeno 40 famiglie, cioè, o una almeno 20, cioè una per. 40 potrebbe essere un buon numero, un buon standard realizzativo. 2-1. Sì, diciamo più che altro, più che 2-1, devi pensare che di 40 che formi, poi 20 si ingaggiano, se va bene. Ok, quindi diciamo alla fine sarebbe un rapporto 1-1 inizialmente, almeno sulla carta 2-1 se il gruppo, sì, le famiglie target, sì. Perché poi c'è la dispersione fisiologica, cioè okay, si parte 40. Sono 20, dobbiamo mettere in mezzo almeno 40 famiglie, sì. Vuol dire 80 persone o anche più, no? Con bambini e altre persone, è dire, è una folla. Cioè, è enorme. Ecco perché poi torniamo giustamente, ormai sto imparando il termine delle risorse, sono dell'effort, certo. Mettere in mezzo in maniera continuativa per un intero anno e anche più, 12-24 mesi, il follow up, tutta sta gente, vuol dire dobbiamo avere uno squadrone, sì, sì. Quindi che una sola associazione o una piccola rete di progetto. Cioè dipende, se l'associazione fa per tutto l'anno solo questo, lo può anche fare, però certo il lavoro comunitario è in assoluto uno dei lavori più onerosi che esista. Da punti di vista professionali, umani ed economici anche, costa, il lavoro comunitario costa un sacco. E non lo so. Stavo dicendo che ci vuole un'iniziativa forte, uh-huh. che deve essere distribuita lungo tutto il percorso, cioè in un percorso temporale lungo. È un'iniziativa forte, può essere mettere su un laboratorio teatrale, per esempio, oppure mettere su un'iniziativa che ha a che fare col territorio, non lo so. Comunque, come fai a creare coinvolgimento? Come? No, questo secondo me non è particolarmente complicato invece, eh. E se per esempio, io penso, no, una famiglia per partecipare deve sentirsi coinvolta in qualche modo, come la coinvolgi? Secondo me sentendo le loro esigenze, quindi può essere che magari si fa passare attraverso gli alunni un test da consegnare ai genitori, dove i genitori esprimono le loro esigenze, le loro carenze, dove magari si sentono meno preparati, e in questo modo invitarli a fare per esempio anche per i genitori dei brevissimi corsi di formazione che possono essere di 4 giorni, in modo tale da creare un gruppo che poi continua nel tempo. Dopo questi 4 incontri magari si organizza qualche attività, per esempio teatrale, no? Visto che comunque le famiglie hanno espresso loro stesse l'esigenza di formarsi in qualche modo, comunque essere aiutati nel ruolo di genitore. Sì, questo potrebbe essere un metodo, no? Cioè organizzi, passatemi l'espressione, l'evento civetta per portarli. Però io credo che qui stiamo parlando di un target speciale molto selezionato, cioè di persone veramente attivabili, che sappiamo che sono attivabili, no?
Allora, secondo me in questi casi è più efficace un lavoro per costituenti di rete. Cosa vuol dire per costituenti di rete? A me veniva in mente sia tramite la rete che abbiamo già costituito in qualche modo, no? Perché abbiamo individuato i soggetti mm-hmm. che formano la rete. Mandare questo questionario per avere la disponibilità su cercando di capire qual è la disponibilità di una famiglia per dare del tempo per la scuola, tipo una banca del tempo, proporre sta cosa. Sì, secondo me però la soluzione è più semplice in questo caso, cioè noi siamo tutti quanti soggetti più o meno ingaggiati nella cittadinanza attiva. Se adesso ci facciamo un giro, a ciascuno di noi verrà in mente una famiglia a cui noi faremo una proposta del genere, se non due, se non tre. Ogni associazione nostra ha un capitale sociale così costruito. Cioè dobbiamo lavorare, se volete, un po' come nel fundraising, sulle nostre relazioni. Queste tre famiglie che noi coinvolgeremo, a loro volta avranno una rete di relazione prossima, culturalmente prossima, cioè di famiglie che coinvolgerebbero, saranno nei mondi parrocchiali, nei mondi dell'impegno laico, non lo so. Però mi sembra un pochino più semplice da un certo punto di vista di così, cioè non dobbiamo sparare nel mucchio. Si chiama lavoro per costituenti di rete, che è una roba che poi è diventata anche marketing, cioè anche il marketing funziona così. Lavoro per costituenti di rete vuol dire che ci mettiamo, la nostra associazione, siamo 10 persone, diciamo vabbè, ma tra noi 10, ciascuno di noi tira fuori una famiglia a cui poter rivolgere una proposta ben definita, protocollata. Ok, sì. Allora, cominciamo a incontrare, fissiamo un incontro con queste 10 famiglie. Gli diciamo, signori, è tempo di prenderci cura della nostra comunità. Vi va di farlo insieme a noi? Secondo me la risposta è sì, perché c'è tanta gente che ha voglia di farlo. E cominciamo con loro a ragionare su un percorso. E gli diciamo, perché non provi a rivolgere l'invito a un'altra coppia di amici che vorrebbe fare questa cosa insieme a te? E si fa un secondo incontro. Chiaramente non gli si cala dall'alto una strategia, la si elabora insieme un po' a loro. Questo, secondo me, alla fine è il metodo più efficace e anche più economico in termini proprio grossolani, cioè di risorse investite, piuttosto che sparare nel mucchio, quando devi costruire un target molto selezionato. E una volta che abbiamo tutto questo? E una volta che hai tutto questo, tu avrai le tue, se tutto va bene, e se il contesto sociale è abbastanza ampio, avrai una quarantina di famiglie a cui magari farai l'evento con lo psicologo di comunità, cioè inviterai uno veramente in gamba, no? Un mediatore familiare molto bravo, una cosa del genere. Grazie. Prego. Ti metterai a fare formazione, perché poi non è banale per una famiglia in cui il papà, che ne so, lavora in banca, la moglie è a sua volta professoressa o maestra, come mi metto a lavorare? Cioè, che cosa posso fare? Dovrei trovare insieme a loro il modo giusto per entrare in contatto con le famiglie dei compagnetti di scuola, no? E meglio ancora, questa cosa forse la si potrebbe fare nella scuola coinvolgendo i docenti. Ecco, questa pure potrebbe essere una dritta. Lavorare, visto che stiamo lavorando su un contesto territoriale specifico, cioè una scuola, il lavoro per costituenti di reti, invece che farlo dentro il mio spazio associativo, lo faccio con i docenti e dico, sentite, ci dite 10 famiglie veramente in gamba che secondo voi potremmo coinvolgere in un lavoro del genere? E secondo me loro ve le tirano fuori. E a quel punto vi fate aiutare dai docenti nell'ingaggio. Posso? Prego. Mi sta sfuggendo un attimo il punto cardine della questione, e cioè coinvolgere ognuno ha le proprie patologie. No, perché magari ci stai perdendo, ci stai per dire che stiamo completamente fuori. E no, perché questo è un discorso buono e attivo, è già predisposto. Adesso, nel coinvolgere una famiglia che è potenzialmente attiva, potenzialmente dottore, quello e quello, non è che ci vuole chissà che cosa, ma noi dobbiamo capire come tutto questo può andare a intervenire nella famiglia disagiata. Certo. Perché là ci sono determinate barriere che non è con l'evento che risolvi. Quindi noi stiamo dimenticando come dobbiamo andare ad operarci per arrivare a queste persone e introdurle nel tessuto sociale. Da protagonisti inversi questa volta, cioè in modo da valorizzarli, perché se no viene a finire tutto il discorso che abbiamo iniziato. Strategia. Per esempio, perché non fai una festicciola e non inviti, adesso io non so se stiamo parlando di adolescenti o di bambini,
Ma ipotizziamo che stiamo parlando di bambini. Perché non fai una festicciola e non vedi famiglia e bambino insieme ad altre famiglie, così non fai un'operazione stigmatizzante? Perché questo lo può fare un'associazione, poche famiglie, le famiglie stesse, tra virgolette, altolocate, avranno difficoltà a disporsi verso la famiglia disagiata, oltre che per un fatto di barriere. No, non sono da così d'accordo. No, vabbè, anche medio. Non hanno, no, ma non sto parlando di pregiudizio, perché se io sono predisposta, sono attiva. Però veramente mi mancano i mezzi per poter andare dalla famiglia del pescatore o della donna che magari non si cura, è trascurata con i figli, nel fargli capire invece come sarebbe opportuno migliorarsi, tra virgolette. Io invece mezzi precisi. Che sia facile, non è facile. Non è facile. Però non è impossibile, in generale secondo me è più efficace nell'ingaggio, nel contatto con un'altra famiglia, una famiglia che non un operatore sociale, perché trova più un canale di comunicazione paritario. Allora si inventerà la festicciola con i bambini, con i reciproci figli, si inventerà qualcosa, naturalmente la strategia la costruiamo insieme con le famiglie che abbiamo ingaggiato. Per esempio quello che ha detto lei, un maestro, un insegnante, un giorno un pescatore, sicuramente ti coinvolge un certo tipo di fascio, un certo tipo di ceto che purtroppo è svantaggiato qua a Taranto, certo. È proprio ai limiti dell'impossibile, la verità, perché l'hanno ridotto proprio. Va bene, quindi io lo chiamo così, lavoro per costituenti di reti, costituire gruppo. Va bene ragazzi, andiamo a concludere questo primo lavoro. Che dite? Mancherebbero le verticalità, cioè gli ambiti di progetto. Devo dire che però mi sembra facile per come sei strutturato, perché indicatori oggettivamente verificabili dell'obiettivo c'è. Indicatori oggettivamente verificabili dei risultati? Semplici. Consolidamento rete sociale, indicatori, a voglia. Numero di persone, di associazioni ingaggiate, basta tenere dei registri degli eventi che fai, fonti di verifica, è facile. Sviluppo di competenze di comunicazione del corpo docente, facile, indicatori, test, valutazione, si può fare. Risultati, creazione di luoghi di incontro e relazioni, indicatore è facilissimo, è presenza o assenza, è binario, cioè quanti eventi hai fatto, sei riuscito a realizzare. Maggior coinvolgimento delle famiglie prosociali, anche qui è molto semplice. Antonio, mi innesto su questo, sì. Dobbiamo costruire questa rete di progetto, insomma non soltanto persone fisiche, le istituzioni pubbliche e altro, bene. Tipico del formulario, quindi dritta che ti chiediamo anche su questo, emergeva adesso in platea. Una rete per far questo che abbiamo fotografato ora insieme, 7 soggetti tra pubblici e privati e altro, che so, una scuola, l'amministrazione comunale, i servizi sociali, più 2-3, la parrocchia immancabilmente, il comitato di quartiere e 2-3 associazioni, e cos'altro, oppure, cioè c'è anche lì un numero magico, chiaro, stiamo astraendo perché dipende dal progetto e altro, una roba così complessa, che forse neanche 12 mesi, ma forse anche più, dovrebbe durare per avere una significatività. Ecco, per non sembrare agli occhi dei valutatori, di chi può eventualmente dire ok, vi promuoviamo e leggiamo il vostro progetto, sì o no, preferiamo un altro progetto. Sì. Una rete, se mettiamo 15 partner o ne mettiamo 6, qual è preferibile secondo te per questo, proprio questo esempio concreto? Su questo esempio? Io non allargo, cioè una cosa sono i partner di progetto, una cosa sono gli stakeholder di progetto. I partner di progetto sono i soggetti che entrano nel governo e nella gestione delle attività. Gli stakeholder sono i vari destinatari o comunque i vari soggetti aventi parte in causa rispetto alle attività e benefici. Allora, gli stakeholder qui sono moltissimi, ovviamente. I partner, secondo me, devono essere, come si dice nei consigli di amministrazione, che devono essere il numero dispari e 3 sono troppi. No, vabbè, non è vero. Devono essere un numero ragionevole, cioè un comitato di gestione, perché se tu fai un partenariato devi avere un comitato di gestione, cioè un referente nominato.
Io non credo ai partenariati troppo vasti, soprattutto su un territorio. Fare un partenariato in cui ci sono i grandi rappresentanti delle reti. Cioè ci deve essere la scuola, ci deve essere un'associazione esperta di lavoro comunitario che ci mette il know-how, perché qui capite che c'è tantissimo know-how. Se volete, tra virgolette, l'associazione che propone il progetto e l'associazione che detiene e vende il proprio know-how. E ci deve essere un soggetto di società civile molto legato al mondo familiare. Potrebbe esserci, che ne so, l'associazione di area cattolica molto legata al tema delle famiglie, oppure ci potrebbe essere qualcuno che sta nel mondo delle dinamiche familiari, del sociale. No, ma proprio con una specificità sulle famiglie, proprio con una specificità. Tre partner di gestione con un capofila e una agile struttura di coordinamento, altrimenti noi investiremo il 70% del nostro tempo a coordinarci. E non va bene, non va bene, cioè i coordinamenti devono essere agili. Altro è viceversa il lavoro sugli stakeholder, cioè quello... L'amministrazione comunale la lascio fuori nella rete? Beh, oddio, forse no, forse varrebbe la pena portarsi su un progetto del genere? E poi sarebbe servizi sociali, no? Non lo so, secondo me non è indispensabile portare dentro il comune, i servizi sociali non è... Cioè li devi portare dentro, ma non è detto che li devi avere come partner. Quello che voglio dirti è che il partenariato è una cabina di regia, ok? Non è detto che tutti gli stakeholder debbano stare nella cabina di regia. Tu puoi avere un forte relazione, una forte collaborazione, anche se i servizi sociali non sono soggetti gestori del progetto. Poi valuterai in termini anche se vuoi un po' relazionali e politici quanto è opportuno. Forse potrebbe essere opportuno su un progetto del genere averci per facilitare il lavoro di comunità. Però se la domanda è numerica, secondo me numericamente i partenariati non devono essere troppo ampi. Cioè devono bilanciare bene lo sforzo che comporta poi il coordinamento. Viceversa molto larghi devono essere le reti di stakeholder. Questo è un progetto che non lo possiamo fare adesso in esercitazione, ma ha un enorme bisogno di una chiara mappa degli stakeholder. Boh, non dipende dal formulario, se te lo chiedono lo metti, molto spesso te lo chiedono, trova il modo di fargli capire nel formulario che hai le idee chiare, sicuramente nella tua struttura di gestione devi avere una chiarezza di vedute sulla mappa di stakeholder. Per quanto riguarda i partenariati, potremmo arrivare a capire quali e quanti sono quelli necessari per lo svolgimento del progetto andando a guardare le attività, cioè nel senso... Come abbiamo detto finora, mettiamo la scuola, due associazioni e cos'altro, avevamo detto, insomma tre o quattro e vediamo se queste tre o quattro organizzazioni riescono a portare avanti il progetto, cioè nel senso cosa c'è da fare, quali sono le attività. Esatto, cioè riescono, sono le attività che guidano la scelta dei partner. Riescono questi 3-4 a portare avanti tutte le attività che bisogna portare avanti? Sì. Può essere questo un Sì, vogliamo dirla in termini molto poco politicamente corretti. Io sceglierò i partner che compensano la mia incompetenza. Ovviamente. Okay. Non solo in termini di competenze operative, ma ho bisogno di quei partner che compensano la mia incapacità di intervenire in un certo contesto. Ma probabilmente non è solo incapacità, nel senso che gestire un progetto ampio su un territorio altrettanto vasto, un'associazione oggettivamente non riesce a farlo. Quindi... Sì, però questo è un progetto su una scuola, non su un territorio. Sì, no, io immagino... È un progetto più ristretto. Sì, facendo un discorso un po' più allargato. Progetto... Cioè, anche per i valutatori che vanno a dare un giudizio su sì, a verificare quello che io dovrò fare se sono sola, non riuscirò mai a farlo se devo operare un territorio troppo ampio, no? Beh, però dipende pure dalla tua associazione. Sì, dipende. Cioè, se sei Save the Children, non mi vorrei il problema del partenariato. Però sai, la domanda non può avere una risposta univoca, perché dipende anche da qual è l'associazione che propone il progetto. Se è una piccola associazione cittadina è un discorso, se è un'associazione che presenta un bilancio da 2 milioni di euro annuali con 40 soci, 50 lavoratori, è un po' diverso. Certo, sì. È tutto in relazione. È tutto in relazione poi ai soggetti in causa. Va bene,
Pausa ragazzi, mi sa che per chi è collegato in streaming possiamo concludere l'esercitazione. Grazie per la vostra paziente attenzione. E noi facciamo una pausa caffè di un quarto d'ora. Ci vediamo qui alle 4. Bene?